Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Anche oggi tante le tematiche che andremo ad affrontare nel corso di questo nuovo telegiornale del Nord-Est. Ci ha appena raggiunto anche il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani. Capiremo con lui insomma come si sta muovendo, come si sta comportando ai tempi dell'emergenza Covid-19. Altri ospiti, il Monsignor Angelo Santarossa qua in carne ed ossa dopo i bagordi del compleanno di qualche giorno fa, l'assessore Walter De Bortoli, tanti altri ospiti che andremo poi ad intervistare nel corso del telegiornale. Le notizie fondamentali: l'ergastolo deciso alla 22enne macedone Blerta Pocesta, autrice l'anno scorso di un gravissimo atto di crudeltà, sterminando di fatto la famigliola. E ancora situazioni che andremo ad analizzare, il confronto Stato-Regioni, la riapertura, quando potremmo riaprire in sicurezza. Le trattative sono tuttora in corso. Prima però di calarci nella dimensione del telegiornale, saluti dal collega della redazione del Veneto, Alessio Conforti, a te la linea. Grazie Alberto, grazie della linea. Dunque anche dal Veneto tutti gli aggiornamenti sull'andamento del coronavirus in una giornata in cui il governatore Luca Zaia apertamente ha detto siamo pronti ad aprire tutto, sostenendo come la data del 1° giugno sia troppo in avanti, l'ha definita un'era glaciale. Dunque il Veneto spinge per aprire ovviamente nei prossimi giorni, in un momento in cui l'andamento del contagio continua nella fase di discesa, ma non mancano purtroppo le notizie tragiche come la scomparsa di una donna per Covid-19 all'età di soli 42 anni. Il Veneto prepara al contempo anche un piano sperimentale per la riapertura di asili e scuole materne. Entreremo nel dettaglio per vedere come cambierà la questione. Mascherine chirurgiche, tanto se ne parla a prezzo calmierato dopo l'annuncio del commissario all'emergenza Domenico Arcuri, ma le mascherine a 50 centesimi si faticano a trovare. Abbiamo parlato proprio con un farmacista. E poi Porto Gruaro, un edicolante che dal momento dell'emergenza porta i giornali a domicilio. Ne abbiamo parlato proprio con il diretto interessato. Alberto, a te la linea. Grazie ovviamente ad Alessio Conforti. Parleremo anche poi delle trattative tra Stato e Regioni, che le Regioni chiedono di riaprire i negozi indistintamente dalle attività a partire dall'11, ma il ministro boccia proprio la notizia arrivata negli ultimi istanti, freda, e dice differenziazioni sì, ma a partire dal 18 maggio. Quindi ci sarà ancora da attendere in questa vicenda che davvero stiamo seguendo fin da troppo tempo. La domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente: la Lega perde terreno, Maroni, Zaia potrebbe guidare il paese dopo l'emergenza Covid-19, sei d'accordo? Sì, il 60% di voi, no, il restante 40%. E proprio di trattative tra Stato e Regioni parla la nostra attuale domanda. Le Regioni a contagio zero, pronte a ripartire, bar, ristoranti e parrucchieri al via dal 18 maggio. Allora, siete d'accordo? Siete d'accordo? Ci sono delle regioni considerate di serie A, purtroppo e regioni di serie B, e tutto orbita attorno alla situazione di morti e contagi. Anche per esempio la Lombardia, definita il motore trainante della nostra economia, è la regione che sicuramente paga più dazio rispetto magari ad un Friuli Venezia Giulia, un Molise, ad una Campania che davvero hanno invece delle minuzie rispetto appunto alla situazione lombarda in termini appunto di Covid-19. Ma le regioni fanno pressing su Conte e chiedono di ripartire dal 18 maggio, anzi prima avevano detto di ripartire dall'11, ipotesi che è stata scartata a quanto pare. Siete d'accordo? Riapriamo tutto il 18 maggio, se ce lo fate sapere, se lo ritenete opportuno. I metodi come sempre li vedete in sovraimpressione. Apriamo allora il telegiornale: famiglia uccisa in Macedonia, ergastolo per la 29enne Blerta Pocesta, la donna è stata condannata per il triplice omicidio dei genitori e della sorellina che da anni vivevano a Sacile. Il primo servizio.
È stata condannata all'ergastolo per il triplice omicidio dei propri genitori e della sorellina di 14 anni, Blerta Pocesta, 29 anni, figlia maggiore della famiglia trucidata il 29 agosto del 2018 a Debar, in Macedonia, e residente da quasi 20 anni a Sacile. La tragedia si consumò alla vigilia di un matrimonio. I tre, papà Amit, la mamma Nazmie e l'adolescente Anila, erano tornati nella città natale per un lieto evento, le nozze di una parente. La macabra scoperta della strage avvenne soltanto la mattina seguente. I corpi esanimi sono stati infatti rinvenuti da alcuni parenti preoccupati perché le vittime non si erano presentate la sera precedente ai festeggiamenti e non rispondevano al telefono da ore. Per l'omicidio era stata utilizzata una pistola calibro 7.65. Le vittime erano state uccise ciascuna con un singolo colpo sparato a bruciapelo nel sonno. L'assassino era entrato nel villino da una finestra aperta al piano terra intorno alle 3 del mattino e aveva freddato dapprima la coppia, non esitando poi a sparare alla bambina nel suo letto. Da lì partirono le indagini della Procura della Repubblica di Pordenone, in raccordo con quella macedone, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, con il contributo della Squadra Mobile di Pordenone e della Polizia Scientifica. Gli inquirenti hanno scoperto come la donna si fosse recata dall'aeroporto Marco Polo di Venezia in Macedonia per uccidere nel sonno i genitori e la sorellina, facendo poi rientro in Italia via Belgrado, spostamenti che Blerta Pocesta aveva omesso nelle dichiarazioni inizialmente fornite alla polizia macedone. L'attività investigativa è riuscita a fornire un quadro sui contatti della 29enne e su tutti i movimenti di quel giorno, ricostruendo anche grazie ai dispositivi informatici sequestrati in Italia i contorni del delitto sin dalle sue fasi preparatorie. Alla base del brutale crimine vi sarebbe il movente economico, ovvero l'incasso del premio assicurativo di 50.000 euro riscontrato dagli accertamenti bancari esperiti dagli investigatori pordenonesi cui la donna voleva accedere. Per i fatti la magistratura macedone ha condannato anche i due complici della ragazza, un 33enne e un 63enne del posto, rispettivamente a 10 e 3 anni di reclusione per aver il primo dato assistenza alla giovane nei movimenti madrepatria e il secondo per aver procurato l'arma del delitto, una pistola semiautomatica clandestina. La famiglia Pocesta si era trasferita in Friuli 20 anni fa in fuga dalle sofferenze economiche e dalle tensioni sociali causate dal conflitto in Macedonia del 2001. Esuli dalla guerra, avevano messo radici in Italia, proprio nella città giardino della Serenissima, dove il padre, Amit, aveva trovato un impiego come operaio presso un'officina meccanica sulla Pontebana, mentre la moglie, Nazmie, laureata in chimica in madrepatria, era stata assunta da un'impresa di pulizie. Andiamo allora a ripercorrere la giornata di oggi sul fronte contagi Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Il servizio di Anna Dazzan. Tornano leggermente a salire i contagi in Friuli Venezia Giulia, con 13 unità positive in più rispetto alla comunicazione di ieri. I casi accertati positivi al coronavirus in regione sono dunque 3.107. I totalmente guariti sono invece 1.753, ovvero 47 in più rispetto a ieri, mentre i clinicamente guariti, ovvero le persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, sono 119, ovvero uno in meno. Si registrano due decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 308 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, questi sono i dati sulla base territoriale. A Trieste 166 casi, una persona in più rispetto a ieri, seguono Udine con 73, Pordenone con 65, una persona in più rispetto a ieri e Gorizia è ferma a 4. Relativamente alle persone risultate positive al virus, l'area triestina registra 1.300 infettati, ovvero 2 in più. Seguono Udine con 967, 8 in più, Pordenone con 648, 1 in più e Gorizia con 192, ovvero 2 in più. Sono due invece i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 109 e le persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 816. Andiamo in Veneto, dove una madre di 42 anni è morta nel veneziano a causa del Covid-19. L'andamento della pandemia continua a migliorare, ma i decessi purtroppo continuano.
Il veneziano piange la più giovane vittima del coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Si tratta di Laura Segalina, 42 anni di Stra, deceduta martedì sera all'ospedale di Padova. Non ce l'ha fatta a superare il Covid-19, nonostante per 2 volte avesse vinto la propria battaglia contro il cancro. La malattia si era ripresentata e forse ce l'avrebbe fatta ancora, ma il contagio per la 42enne è stato purtroppo determinante. Le morti da coronavirus sono salite in Veneto a 1.589 totali tra ospedali e strutture sul territorio, un bilancio tragico della pandemia nelle 7 province, 4 quelle tra ieri pomeriggio e questa mattina. L'andamento tuttavia è in continuo miglioramento rispetto a ieri, ci sono 57 positivi in più che fanno salire il totale a 18.553 a fronte di un numero di tamponi, ricordiamolo, molto massiccio, più di 400.000. Negli ospedali delle 7 province venete ci sono 959 ricoverati, di cui 87 in terapia intensiva, un numero che scende ancora e che fa ben sperare, anche se la guardia non deve essere abbassata, i modelli matematici sono stati dunque confermati. La Giunta regionale del Veneto intanto ha ampliato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'utilizzo delle procedure per la prescrizione del tampone da coronavirus. Si tratta di una procedura esente ticket, ha affermato l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che si effettua inserendo uno specifico codice nel momento della compilazione della ricetta dematerializzata. Per semplificare le cose, questa operazione di immissione del dato nel sistema informatico non sarà più eseguibile solo da parte del medico specialista di area di igiene e sanità pubblica, ma anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Non sarà quindi più necessaria la prescrizione specialistica. Sono oltre 5.000 gli artigiani del Friuli Venezia Giulia che si sono rivolti al governo chiedendo di poter riaprire prima della data prevista del 1 giugno. La consegna delle lettere e delle firme è avvenuta attraverso il presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti. Il servizio. Continua a salire la protesta dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia che nei giorni scorsi si sono rivolti direttamente al governo Conte. La situazione di alcune categorie è infatti ancora troppo incerta e i professionisti del comparto benessere hanno così consegnato, tramite Confartigianato Friuli Venezia Giulia, al governatore Massimiliano Fedriga oltre 5.000 firme raccolte in soli 5 giorni al fine di richiedere un'apertura anticipata dei propri saloni rispetto alla data imposta dal governo, ovvero il 1 giugno. In Friuli Venezia Giulia sono infatti attive 3.270 imprese artigiane, tra conciatori ed estetiste. Occupano 5.897 addetti, dei quali 2.413 dipendenti. Quelle raccolte sono firme di imprenditori e lavoratori del settore della conciatura, dell'estetica, dei tatuatori e dei servizi alla persona, che chiedono di poter ripartire, sapendo di poter rispettare le regole di sicurezza. Chiedono anche di essere riconosciuti anch'essi come soggetti strategici per il paese, perché con il loro lavoro mantengono se stessi e le proprie famiglie, ha commentato il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, nel momento della consegna. Ieri sono state consegnate assieme alla capocategoria del benessere Loredana Ponta 5.000 firme raccolte tra gli operatori del Friuli Venezia Giulia e beh, dai loro dipendenti. Sono state consegnate per dire al governatore che questo settore ha bisogno di riprendere e che vuole riprendere la propria attività anche in funzione della grande richiesta che proviene dalla società e vuole riprenderlo in sicurezza osservando tutti i protocolli sanitari, che ha già testato in questa o ha già testato, sta testando i nuovi dispositivi, i nuovi protocolli sanitari al fine proprio di evitare qualsiasi contagio. La capogruppo ha rappresentato al presidente la necessità di far riaprire queste attività anche al fine di consentire di guardare al presente e al futuro non solo dei titolari ma anche dei propri dipendenti con maggior serenità. E quindi queste firme hanno un valore un significato di dire alla Regione Friuli Venezia Giulia, al governatore della Regione Friuli Venezia Giulia e al Presidente del Consiglio che questa categoria vuole riprendere a lavorare in sicurezza, vuole riprendere a lavorare per
per essere utile a questa società e vuole riprendere a lavorare, riaprendo le proprie botteghe anche e soprattutto nell'interesse dell'economia regionale e dell'economia nazionale. Prima di andare allora con il sindaco della città di Pordenone, il dottor Alessandro Ciriani, vi mostriamo l'intervista realizzata oggi al presidente di Idrogea SPA, l'amico Giovanni De Lorenzi, che è voluto intervenire giustamente in merito alla polemica che si è sollevata a partire da ieri in merito ai lavori avviati in Viale Marconi. Abbiamo documentato anche noi i lavori partiti, il taglio di 50 circa carpini a Preticello. Si sono sollevate aspre polemiche non soltanto da parte dei residenti ma soprattutto anche da parte di tre consiglieri di minoranza. Allora, l'intervista a Giovanni De Lorenzi, che cerca un po' di fare e chiarezza in merito alla situazione che si è palesata proprio in queste ore. Presidente, una città, Pordenone, che sta cambiando, tanti i lavori, le opere pubbliche partite che dovranno partire anche per conto e per opera di Idrogea, non sono mancati, non mancheranno i disagi e qualche polemicuccia. Abbiamo assistito al caso di Piazza Duca d'Aosta e di Viale Marconi con il taglio degli alberi. Cosa ne pensa il presidente di Idrogea? Ovviamente era previsto, perché un intervento di questo genere, che comporta un investimento di 800.000 euro su uno dei viali di maggior necessità di intervento, non solo da un punto di vista legato a una riqualificazione che il comune mette in campo, ma anche per quanto riguarda Idrogea, cogliere l'occasione dei lavori che sviluppa l'amministrazione comunale è per noi una grande occasione per mettere in sicurezza anche il futuro delle reti primarie, quali l'acquedotto e la fognatura. Non dobbiamo dimenticare che su quel viale corre oggi una fognatura mista che dovrà essere sviluppata su due. Dovrà essere, come dire, raddoppiata, ovviamente realizzando le nere, e l'attuale conduttura sarà utile anche a far convergere le acque meteoriche che sta realizzando il Comune nella sua riqualificazione. È un grande intervento che comporterà per la città un balzo avanti in termini di qualità della vita, ma anche in termini di ambiente e di ecologia, legato al, diciamo così, al vicino, per esempio, laghetto di San Giorgio, oggi è praticamente uno stagno, che con il bypass della Roggia comporterà un maggior afflusso di acqua e quindi probabilmente una eliminazione delle attuali mucilagini e quant'altro stagna in quel laghetto, che è veramente una chicca all'interno della città. Noi realizziamo questa opera in sintonia e in coordinamento con l'amministrazione comunale, in un'ottica anche di realizzazione di economie di scala e di poter prevenire per il futuro la possibilità che queste opere possano essere messe in discussione con ulteriori interventi, magari fatti in ritardo rispetto a quello che facciamo noi oggi e viceversa. Questo vuol dire lavorare in sintonia, vuol dire lavorare anche in una prospettiva di ottimizzazione delle opere, ma vuol dire anche realizzare opere di estrema efficacia, di estrema efficienza nell'interesse dei cittadini, perché la città sta veramente cambiando e noi siamo orgogliosi di poter collaborare in questo obiettivo. Questo dunque è Giovanni De Lorenzi, il presidente di Idrogea SPA. Ve l'avevo annunciato, torna nei nostri studi con piacere il dottor Alessandro Ciriani, sindaco della città di Pordenone. Grazie sindaco, grazie, ben ritrovato. Grazie per l'invito. Ci siamo sentiti molte volte in questo ultimo periodo anche per capire da vicino la situazione e contagi, le misure da adottare, la manifestazione in centro dei commercianti, ma prima di parlare di queste situazioni volevo farle fare una chiosa, un appunto relativamente alle polemiche che si sono sollevate. Dico, era già stato preventivato in merito all'inizio dei lavori in Viale Marconi. C'è un qualcosa che lei ha voluto proprio sottolineare anche oggi con un video pubblicato su Facebook, è relativo a delle rimostranze che oggi sulla stampa fanno alcuni consiglieri, che però erano già state evidenziate a loro dire negli anni scorsi. Significa che cosa questo, sindaco? Ma guarda, la prima cosa significa che continuiamo a parlare degli stessi alberi da 4 anni, via Cappuccini, viale Marconi e via Piave. Ciclicamente tornano fuori, pare che il comune voglia deforestare Pordenone, in realtà si tratta sempre degli stessi alberi che fanno sempre la stessa polemica. Due, non è un intervento estetico ma funzionale, mettiamo fognature e captazione di acque meteoriche che forse hanno un impatto ambientale maggiore di qualche albero che noi ripianteremo sui lati o sul centro della strada. Bisogna aspettare magari finisca il cantiere prima di dare
un giudizio. Terzo, sfugge ai 5 Stelle, al PD e a Salvador che in tutta Italia si tolgono alberi, più alberi, meno alberi per fare opere pubbliche, le fognature. A Torino, dove c'è l'Appendino, che è una delle sindache più ecologiste d'Italia, o Roma, le contestazioni sono all'ordine del giorno anche lì. In tutti i comuni ci sono contestazioni perché nessuno vuole il taglio degli alberi, ma alcune opere sono indispensabili, quindi non esiste solo Pordenone. Ma la cosa più incredibile è che l'attacco di Salvatore Conficoni arriva dopo che loro nel 2015 hanno approvato il cosiddetto piano urbano per la mobilità sostenibile, e io nel video su Facebook lo faccio vedere, andate a vederlo, in cui prevedevano in Viale Marconi il taglio di tutti gli alberi, senza ripiantarli, mentre io li ripianterò, di mettere i parcheggi per le auto in centro strada, quindi tu arrivavi e parcheggiavi così, e creare due piste ciclabili per le quali bisogna tagliare gli alberi. Notate che il taglio di tutti gli alberi non prevedeva né le fognature né le captazioni delle acque meteoriche. Quindi mi domando, ma come? Loro nel 2015 approvavano, o non sapevano cosa approvavano evidentemente, o lo sapevano e stavano zitti, un provvedimento per il quale oggi si stracciano le vesti, cioè noi mettiamo le fognature, loro non le mettevano, ma loro potevano togliere gli alberi, perché nel passaggio dall'illuminata amministrazione di Salvatore Conficoni alla mia ovviamente si passa dagli illuminati per l'appunto ai barbari, e quindi era evidente che una risposta ci dovesse essere. Si attende alla fine del cantiere e poi vedremo se questa via sarà più bella, sarà ovviamente migliore di come era prima, ma soprattutto eviteremo di mandare i liquami dei cittadini direttamente sul Noncello, sulla Roggia oppure sul laghetto di San Giorgio. Attendiamo allora il risvolto di queste operazioni, lavori che si concluderanno all'inizio del 2021, come diceva ieri Cristina Amirante, l'assessore. Certo. Ecco, Sindaco, cambiando argomento, parliamo invece dell'emergenza coronavirus. Tante le persone che si interfacciano con l'amministrazione chiedendo aiuti, le cosiddette anche i bonus spesa, attività che hanno difficoltà a riaprire, il take away può funzionare ma è un po' lo specchietto per le allodole, serve veramente ben poco. Ecco, l'amministrazione in questo momento cosa ha fatto, e cosa farà? Intanto abbiamo monitorato quali sono le frange che hanno subito maggiormente i contraccolpi di questa crisi. Se lei pensa ai dati che ha emanato pochi giorni fa la Confcommercio, non differente da quelle Confesercenti, parlano di un tessuto commerciale regionale di 77.000 imprese, 9-10.000 di queste potrebbero chiudere i battenti, mandando a casa circa 23.000 lavoratori. E Pordenone non è una situazione diversa, è dentro questa regione. E poi ci sono famiglie che arrancano, gente che è senza stipendio, c'è una forte preoccupazione per il proprio futuro. La ripercussione di questi tre mesi di lockdown sulle entrate del comune sono state un buco di 3 milioni e mezzo di euro, di mancate entrate. Quindi c'era un comune che lavorava, come dire, un'azienda che faceva utile, stava andando avanti, e si trova dal giorno alla notte a dover coprire 3 milioni e mezzo di buco, cosa che ovviamente abbiamo fatto. Come si fa a recuperare questi? Attraverso tutta una serie di artifici contabili, la negoziazione dei mutui, il taglio di tutte le spese possibili e immaginabili. Ma non solo, perché non bisogna solamente coprire il buco, ma bisogna recuperare le risorse, cosa che questa che abbiamo fatto, per 3 milioni di euro, 3 milioni e mezzo di euro, quindi 3 milioni e mezzo per coprire il buco, altrettanti per dare risposte alle famiglie e alle imprese. Per esempio l'eliminazione della tassa sul suolo pubblico per i pubblici esercizi, la diminuzione della TARI, la rimodulazione dell'IMU, gli interventi sui punti verdi, gli interventi di politiche sociali. Abbiamo 3.500 cartelle sociali, ma abbiamo 2.000 persone che hanno chiesto aiuto in più. Contiamo che circa l'8-10% della popolazione di Pordenone si rivolgerà adesso agli uffici pubblici per ricevere sostegno in qualche maniera, dall'affitto alle bollette. Conseguentemente mettiamo la nostra parte. È chiaro che il Comune non ha la leva, la potenza di fuoco che possono avere la Regione e lo Stato soprattutto, il quale dovrà al più presto emanare questo provvedimento che deve uscire ad aprile, che ancora si attende, che speriamo contenga delle notizie buone, sia per quanto riguarda il fondo perduto, cioè immettere liquidità nel sistema, sia per aiutare gli enti locali, perché la situazione di Pordenone non è diversa da quella di Gorizia, di Udine o di Belluno o di altri comuni. Abbiamo bisogno anche noi di sostegno, perché noi viviamo e rispecchiamo la condizione economica dei cittadini che contribuiscono con le loro tasse. Quindi faremo la nostra parte, mi creda che sono grandi sacrifici. Dover tagliare tutte le spese significa in qualche maniera dover chiedere ai cittadini comprensione, perché quello che loro rivendicavano tre mesi fa
e che era fattibile, certo. Domani probabilmente per almeno un anno, anno e mezzo non lo sarà più. Le faccio un'altra domanda. Ieri avevamo anticipato che oggi lei sarebbe stato nostro ospite, quindi stamattina alcuni cittadini sono sbizzarriti nel dire: ah, ho sentito che stasera viene il sindaco Ciriani. Faccia questa domanda: i punti verdi per i bimbi? C'è tra le foto dei nonni, dei genitori che hanno detto: noi abbiamo ripreso a lavorare, ovviamente riusciamo a tenere i figli, tocca sbolognarli ai nonni, ma i nonni sono anziani, hanno paura anche loro di contagiarsi. Ecco, in questa situazione, sindaco, brancoliamo nel buio. Dove li lasciamo, ovviamente in maniera tenera, i bambini? Perché non deve essere un parcheggio il punto verde, certo. Deve però venire, diciamo così, a supplire alla mancanza di possibilità effettivamente dei genitori di tenerli, perché vanno a lavorare. Cosa fare in questo momento? Guarda, direttore, ha detto una cosa molto corretta. In questo caso i punti verdi assolvono almeno due funzioni. Una, quella di aiutare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di famiglia, e due, al diritto di socializzare, di stare insieme dei bambini, di giocare e divertirsi dopo tre mesi di clausura, di costrizione. Ora, noi abbiamo già predisposto delle linee guida autonome per la organizzazione dei punti verdi comunali. È chiaro che sono linee guida che saranno passibili di modifiche, perché attendiamo le linee guida ministeriali, senza le quali non si possono attivare i punti verdi. Abbiamo fatto l'incontro con la Regione chiedendo di avere delucidazioni, chiarimenti, perché, ripeto, siamo pronti. Addirittura noi abbiamo già fatto la gara d'appalto per attribuire al gestore i punti verdi. È chiara però una cosa, che non saranno i punti verdi di un tempo in cui in un unico posto staranno 70-80 bambini. Dovremo suddividerli classe per classe, troveremo uno spazio con gruppi di 4-5 bambini. Queste sono sicuramente indiscrezioni corrette. Conseguentemente aumenteranno i costi, perché se prima un operatore poteva stare con 8-10 bambini, adesso un operatore potrà starci con 4-5 al massimo, e conseguentemente schizzeranno in alto i costi. Noi stiamo cercando di organizzarlo, quello per i 0 e 3 anni e poi ovviamente quello dei 3 fino all'età adolescenziale. Cercheremo di fare due cose: uno, organizzarlo noi, di mitigare il più possibile i costi nonostante questo aumento, e il secondo è quello di coinvolgere, sensibilizzare le associazioni, le parrocchie, gli enti che possono autonomamente organizzare loro dei punti verdi, perché potendo accogliere meno bambini restringeremo la platea di chi potrà partecipare, quindi abbiamo bisogno che tanti si organizzino per avere quanti più bambini possibili ospitati all'interno di queste strutture. Però evidentemente dobbiamo avere al più presto queste linee guida per capire anche quanto sarà il nostro esborso, che non potrà azzerare i costi, ma quantomeno cercare di pagare il più possibile per alleggerire, mitigare il riverbero di costi sulle famiglie. Sindaco, grazie, ci vedremo la grazie settimana prossima. Grazie a voi, prossima. Buon lavoro, Ciriani, sindaco del comune di Pordenone. Magari ci aggiorneremo per capire cosa si potrà fare e cosa invece non si potrà ancora fare tra qualche settimana. Grazie ancora per essere stato con noi. Io non lo sapevo, sono un addetto ai lavori, purtroppo ogni giorno si scoprono delle notizie che possono fare piacere. Per esempio, i fisioterapisti sono paragonati a chi ha una farmacia e una parafarmacia, quindi possono continuare liberamente a operare. Io ho bisogno di lui. Questa mattina mi sono recato da Cristian Toffolo, uno degli fisioterapisti più stimati all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, e abbiamo capito assieme come un fisioterapista opera ai tempi del Covid-19. Dunque, sfatiamo un mito. Non lo sapevamo, ma i fisioterapisti non si sono mai fermati rispetto a tante altre categorie. Come mai? Perché molto semplicemente siamo i fisioterapisti legati alle necessità delle persone a livello sanitario, e quindi come le farmacie e le parafarmacie, chiaramente chi ha le carte in regola per farlo può decidere di tenere aperto. Dopo, chi ha uno studio privato come il mio può anche decidere di chiudere in totale libertà, però io ho deciso di lasciare, di tenere aperto per tutte quelle persone che magari si fanno male in un periodo molto difficile, dove andare in pronto soccorso c'è il timore di questa situazione così drammatica, insomma. Certo. Dottore, come si opera? Come un fisioterapista opera ai tempi del Covid-19? Ma si fa tanto cura sì, della persona, chiaramente come tutti quanti ci si lava le mani prima e dopo ogni paziente, la mascherina, i guanti chiaramente non si possono usare perché i trattamenti devono essere fatti
con le mani libere, e dopo le persone che arrivano qua in sala d'attesa chiaramente non ci devono essere più di due persone, e le persone con mascherina e guanti. E poi si spera sempre che le persone che arrivano qua abbiano l'accortezza di dirti la verità, in senso che quando io prendo l'appuntamento chiedo se hanno avuto febbre, se hanno raffreddori, però chiaramente non posso saperlo perché noi non abbiamo lo scanner, non abbiamo certe cose che non ci sarebbero. Quindi andate in fiducia di fatto. Andiamo in fiducia del cliente. Però dottore, è cambiata, no? Diciamo così, la concezione del rapporto paziente-professionista, no? Anche perché lei diceva non posso mettere i guanti per il trattamento, però certo, seguendo i vari DPCM, le norme del buon senso, la distanza minima di sicurezza sarebbe almeno di un metro. Come si fa a rispettarla? Impossibile. Questo è impossibile. C'è un regolamento che ci è arrivato proprio non questo lunedì, l'altro lunedì, da parte del mio albo professionale, che è quello delle sanità, istituito nel 2018, che ci dice proprio che non possiamo lavorare il viso se non abbiamo una mascherina con i filtri, ma tutto il resto possiamo farlo con una mascherina normalissima, e le mani chiaramente quelle bisogna usarle, perché il mio lavoro è manuale, che sia per massaggi o per terapie varie, va usato la mano, e quindi la mano chiaramente non è un metro, è molto più vicino. È stato firmato questa mattina a Palazzo Chigi il protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana, che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli a partire dal 18 maggio. Il testo arriva a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la CEI, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno. Ovviamente sono anche citati i vari nomi e cognomi, e il Comitato Tecnico Scientifico. Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, il protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura concernenti l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche, per esempio l'igienizzazione dei luoghi, degli oggetti, le attenzioni da osservare nelle celebrazioni dei sacramenti, la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti di natura generale. Anche qua, insomma, varrà la regola del buon senso. Io gli auguri gliel'avevo già fatti qualche giorno fa, quando è stato il suo compleanno, glieli rinnoviamo oggi che qua in carne ed ossa, con un anno in più sul groppone, ma la giovanilità comunque traspare sempre. Monsignor Angelo Santarossa, ben ritrovato. Grazie, grazie degli auguri. Si può anche magari tirare un po' più giù la mascherina, così la capiamo meglio. Buonasera ai telespettatori, come vedete sono ancora vivo e vegeto nonostante gli anni. Non sono bello, volevo brevissimamente questa sera fare una specie di bilancio delle giornate che abbiamo passato in clausura, io come voi, e cioè tre cose. L'aspetto nuovo che ci ha rivelato questo virus: abbiamo riscoperto il valore della casa, dell'abitazione. Siamo stati costretti in casa e forse abbiamo anche imparato come è fatta la nostra casa dove abbiamo vissuto. Poi i figli, che finalmente hanno avuto la possibilità di vedere un po' più a lungo i genitori, e naturalmente i genitori, i figli, anche se i genitori pregano sempre che i figli vadano a scuola o all'asilo, così sono un po' più liberi, però c'è stata la possibilità di un dialogo e di una convivenza più vicina. Questi due aspetti positivi. Però l'aspetto più negativo è che con queste norme per salvare la salute abbiamo ammazzato, l'avevo già detto un paio di mesi fa, l'affettività. Non si può manifestare l'affetto. E senza affetto che si dà e si riceve, si diventa sempre più poveri e sempre più piccoli. E chi poi ne paga il conto sono le persone della mia età, perché figli, nipoti, parenti non si possono avvicinare al vecchio, perché il vecchio, essendo fragile, si ammala subito e per fortuna per qualcuno muore. E allora i vecchi sono quelli che pagano e pagheranno ancora il prezzo peggiore.
Ma una ultima considerazione positiva, però, vorrei che il giornalista di Telepordenone, tutti i giornalisti che scrivono, tutte le televisioni, perché tutti i giorni ci dicono sono morti in 100, in 30, in 500, in 5.000 e non mi dicono mai che sono nati? Non nasce più nessuno in questa Italia? Dateci dei numeri positivi, magari da giocare al lotto, ma no, non parliamo solo sempre dei morti, parliamo dei vivi, perché la vita continua nonostante il virus e quanti altri mali. Quello che andrà male purtroppo invece è l'economia, ma cosa volete? Mangeremo pane e formaggio se non si o può pane mangiare, e cipolla, no? O pane e cipolla se non si può mangiare altro, e forse fa anche bene perché disinfetta l'organismo. Buona cena, arrivederci la settimana prossima, grazie. Grazie, ma come sempre, Monsignor Angelo Santarossa, io darei ogni giorno le notizie di chi nasce, ma purtroppo, e lei lo sa bene, fa più audience la notizia, egoisticamente parlando, del decesso che il nato, perché il decesso, oh, le muerte, a puarete, no? Mentre il nuovo nato, vabbè, no? Insomma, fa un altro tipo di notizia. Comunque ha perfettamente ragione, ci impegneremo anche noi magari a partire dalla settimana prossima a cercare di carpire dei dati relativi alla natalità ancora troppo bassa, esatto, purtroppo nel nostro paese c'è un rapporto importante ovviamente in negativo tra i nuovi nati e purtroppo i decessi. Grazie Monsignore, grazie, alla prossima. Arrivederci. Fase 2, il governatore del Veneto Luca Zaia spinge ancora, chiedo al governo di riaprire tutto e subito il servizio. Il Veneto è pronto ad aprire tutto. Il governatore Luca Zaia oggi lo ha ribadito a chiare lettere in un momento in cui i cali nei ricoveri e nelle terapie intensive sono una costante dal 10 di aprile, quindi quasi da un mese. Ma oltre all'emergenza sanitaria, come detto più volte, vi è quella economica e questo il presidente Veneto lo sa bene. Il Veneto porta avanti assieme ad altri colleghi ovviamente la volontà di proporre di poter aprire tutto. Vi ricordo che è difficile pensare che l'apertura che abbiamo ad oggi, che è pressoché quasi totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto all'apertura di quello che ancora è rimasto chiuso. Cioè oggi non c'è più il lockdown e quindi gli incontri, gli scambi tra i cittadini sono assolutamente ad alta intensità. Per cui pensare che il capro espiatorio di questa partita debba essere la parrucchiera, il barbiere, l'estetista, o i negozi, decisamente no. Zaia ha pubblicamente dichiarato di non essere l'unico a pensarla così e il tema verrà ora discusso nel prossimo tavolo con i presidenti di regione. Il buon senso imperi e si possa pensare a quantomeno a dare la facoltà alle regioni di poter attivare delle aperture, magari giustificando con una relazione le motivazioni per cui si vuole aprire. Per quanto riguarda il Veneto, siamo disponibili ad aprire tutto subito. Questa è la nostra visione. Ovviamente fatto salvo sempre gli indicatori sanitari e le regole che conosciamo. Infine, la richiesta di rivedere le posizioni sulle date comunicate dal governo. Il 1 giugno per il governatore del Veneto è l'era glaciale. Il tema è che ne uscirà, immagino, un documento, una decisione delle regioni, spero sia unanime, di richiesta di rivedere le posizioni su quelle date che abbiamo sentito annunciare. Cioè 1 giugno è un'era glaciale per noi. Pensate che 1 giugno è come se oggi noi pensassimo ai 1 di aprile, cioè è uno scenario totalmente opposto a questo, per cui penso che 1 giugno sia assolutamente una data inopportuna da pensare per un'apertura. Fra l'altro era ancora parziale perché si prevedono ancora alcune categorie chiuse. Si affronti, cioè il quadro epidemiologico e sanitario è radicalmente cambiato, non è colpa di nessuno, io non sto facendo colpe a nessuno. Rispetto alle dichiarazioni di 15 giorni fa, il quadro è cambiato. Lavori a pieno ritmo in autostrada, approfittando del traffico ancora scarso. Si tratta sia di interventi riguardanti la costruzione della terza corsia, sia di manutenzione del manto stradale, che richiederanno misure e modifiche alla circolazione. Il primo lavoro inizierà venerdì 8 maggio, dunque domani alle 23. Riguarderà 7 km di A4 dalla barriera di Trieste-Lisert allo svincolo di Re di Puglia in direzione
Venezia, tratto dove sarà rifatta la pavimentazione particolarmente usurata per la concentrazione di mezzi pesanti in transito. Il traffico proveniente da Trieste sarà spostato sulla carreggiata opposta, dove si viaggerà a doppio senso di marcia. Il casello di Redipuglia in uscita sarà chiuso. L'intervento durerà fino alle 21 di domenica 10 maggio. Autostrada 4 chiusa tra Porto Gruaro e La Tisana, in entrambe le direzioni, dalle 19 di sabato 9 alle 13 di domenica 10 maggio, per consentire due diversi tipi di interventi. Io ringrazio l'avvocato Giuseppe Mascherin, sindaco del comune di Morsano al Tagliamento. Sindaco, ben ritrovato. Buonasera. Grazie per essere nuovamente nei nostri studi. Grazie a voi dell'invito. Allora, oggi io vi devo raccontare la scena, poi vi devo dare anche dei consigli che, se volete, li prendete buoni, altrimenti poi ne pagherete le conseguenze, magari anche di fronte a un giudice. State attenti a quello che scrivete su Facebook, perché verba volant, scripta manent, dicevano gli antichi latini. Nel senso che tutto quello che scrivete, anche se poi correte a cancellare, rimane, e sono stati fatti gli screenshot, e me lo confermerà poi il sindaco, ovvero è stata presa l'immagine di chi oggi ha commentato queste foto che adesso Davide dalla regia gentilmente ci mostra. Poi magari le commenteremo con il sindaco. Si tratta di un autovelox mobile, non fisso, posizionato lungo la ferrata, la famigerata ferrata, la strada che da Udine collega Porto Gruaro. Siamo nel territorio di Morsano al Tagliamento. La macchina della polizia locale, la vedete, è posteggiata su un campo e lì è scoppiato l'inferno. Minacce, offese, denigrazioni, addirittura io dico minacce di morte. Allora, sindaco, io lascio a lei la parola spiegando la situazione e ovviamente invitando agli internauti, a chi le fa il leone da tastiere, poi magari ti incontra per strada e ti evita, si gira dall'altra parte, a stare un po' attento, no, a quello che scrive e che fa. Sì, sui social ne leggiamo di tutto e naturalmente è uno strumento che talvolta viene usato molto male. Viene usato male e ci sono le persone, chiamiamole maleducate, per usare un eufemismo nel nostro caso, ci sono le persone impreparate che quindi esprimono dei giudizi, dei commenti senza cognizione di causa e naturalmente ci sono anche coloro che offendono, ingiuriano, eccetera. Su questo episodio io non aggiungerò nulla di più di quello che ha detto lei, direttore. E la cosa è stata segnalata alla Polizia Postale, la Polizia Postale poi prenderà i suoi provvedimenti, se sarà il caso trasmetterà gli atti alla magistratura e poi saranno i giudici a decidere se questi comportamenti siano stati illeciti. Al di là di questo, ecco, entrando nel merito di questo problema, di questo autovelox che era stato piazzato sulla ferrata, devo fare una premessa. La premessa è questa. Questa strada è una strada estremamente pericolosa, è una strada extraurbana, e parte di questa strada fa parte del comune di Morsano al Tagliamento, ma è una strada di proprietà della ex provincia, quindi una strada regionale, quindi la concessionaria è Friuli Venezia Giulia Strade, e questo problema, qui sono stati anche gravissimi sinistri in passato, mortali, eccetera, e da tempo l'amministrazione comunale ha posto il problema di poter avere degli strumenti di controllo della velocità, quindi degli autovelox, su questa strada, su questa arteria, per poter far sì che in qualche modo sia disincentivato l'uso che ne viene fatto, come che fosse ci si trovassimo in autostrada o addirittura sia una superstrada o un'autostrada, e non è una superstrada o un'autostrada perché è una strada sì rettilinea ma non a doppia corsia e quindi con tante intersezioni, soprattutto anche nel nostro comune, è proprio in queste intersezioni ci sono stati i sinistri più gravi negli ultimi anni. Il mio predecessore, il sindaco Barei, si era molto battuto per installare una posizione fissa, cioè uno strumento di rilevamento della velocità fisso che noi conosciamo. Ci sono, tra l'altro, ce n'è uno installato a un po' di chilometri oltre Morsano e oltre il Ponte del Tagliamento in provincia di Udine, nel comune di Varmo.
E lei lo sa, direttore, perché mi pare anche intervistato a suo tempo il sindaco Barei, certo. insisteva molto su questo fatto, e il 17, mi pare, nel febbraio del 2017 aveva presentato una richiesta scritta al prefetto per poter installare questa apparecchiatura. Il prefetto non l'ha autorizzata allora e adesso non sarebbe nemmeno più autorizzabile, perché adesso la normativa è cambiata, ci sono delle circolari del Ministero dei Trasporti che indicano e danno ai prefetti la possibilità di autorizzare queste apparecchiature fisse, quelle apparecchiature che funzionano 24 ore su 24, solo nelle strade extraurbane, e naturalmente gestione degli impianti data alla Polizia Stradale e ai carabinieri, quindi per evitare che i comuni facciano cassa, in buone parole, che i soldi, che queste contravvenzioni finiscano allo Stato e non ai comuni. Però i comuni possono utilizzare delle strutture mobili, come è avvenuto nel nostro caso. E noi da tempo ci eravamo organizzati per questo servizio, poi il fatto dell'emergenza coronavirus, avevamo detto, attendiamo un attimo, non è il momento per mettersi a essere eccessivamente severi con i controlli. Da questa settimana, quando è ripreso un forte traffico su questa arteria, abbiamo deciso di iniziare ad installare l'apparecchiatura e a iniziare il controllo della velocità, anche perché nei giorni passati molti miei concittadini mi hanno detto, guarda, in questo periodo anche c'è un po' di traffico di meno, quella è una strada dove si corre da matti. E così abbiamo fatto ieri. Cosa ha creato lo scandalo? Lo scandalo ha creato perché la nostra polizia locale ha parcheggiato, come lei ha fatto vedere, la macchina in una strada secondaria, ma i nostri agenti erano presenti vicino all'apparecchiatura, l'apparecchiatura è segnalata, l'apparecchiatura è stata autorizzata da Friuli Venezia Giulia Strade come concessionaria, ci ha dato la possibilità e ci ha indicato dove anche posizionare i cartelli, eccetera. Ecco, è stati un'ora e mezza, due di controlli. Da qui tutto questo pandemonio, tutta questa confusione e anche questi atteggiamenti poco civili, purtroppo. Sindaco, abbiamo 30 secondi ancora, le chiedo di essere schematico. Emergenza Covid-19 a Morsano al Tagliamento, come è stata affrontata in ragione del fatto che avete anche una casa di riposo importante? Sì, allora la situazione a Morsano è stata diciamo fortunata, nel senso che noi abbiamo avuto pochissimi casi di contagio, anche se siamo stati colpiti, perché l'unico decesso è dovuto all'ex sindaco Silvano Driussi, deceduto la scorsa settimana, e i cui funerali si sono tenuti martedì. E, a parte, diciamo così, questo lutto che ci ha toccato, non ci sono stati, ci sono stati altri pochissimi casi di contagio. Attualmente c'è solo una persona ancora positiva al coronavirus, una persona giovane, non è ospedalizzato, sta trascorrendo questo periodo nella propria abitazione, e ci sono alcune persone ancora in quarantena cautelare. Ecco, la casa di riposo. Sì, la casa di riposo era una grossa preoccupazione, perché quello che abbiamo visto purtroppo accadere in tante altre situazioni ci preoccupava molto. Ma devo dire che la situazione è stata gestita al meglio, e qui io anche colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto tutti gli operatori della nostra casa di riposo, perché sono stati veramente bravi, e proprio anche anticipando poi i tempi, cioè anche in quello che era un momento difficile, in cui c'era molta incertezza di come ci si doveva comportare, e soprattutto anche sia il presidente Barbuio sia il direttore della struttura, che diciamo hanno gestito veramente le cose al meglio, e siamo stati, diciamo, il risultato è stato veramente buono. Torni a trovarci, sindaco, grazie intanto all'avvocato Giuseppe Mascherini, che guida il Comune di Morsano al Tagliamento. Grazie ancora per essere stato con noi.
Ennesima polemica tra i lavoratori ed istituzioni, chi ha potuto riprendere la sua attività e chi sta preparando a farlo, ha anche a che fare non solo con le nuove regole, ma anche con le restrizioni della burocrazia. Come ogni giovedì, fuori dall'Agenzia delle Entrate di Udine, si è creata la solita fila di centinaia di persone perché gli sportelli sono aperti solo 2 giorni a settimana per 2 ore e a regime ridotto il servizio. Una situazione paradossale che si ripete ormai da settimane, ogni lunedì e ogni giovedì. Stiamo parlando della coda di persone davanti agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Udine, che si allunga per oltre un centinaio di metri, rendendo infinita l'attesa di cittadini che si recano negli uffici per cercare di risolvere le loro questioni fiscali e probabilmente anche cercare di riprendere le proprie attività lavorative. Così questa mattina un signore esasperato che si è recato per la terza volta in via Gorghi con la speranza di sbloccare una sua situazione personale e lavorativa ha deciso di riprendere la scena con il suo telefono. Nel video si vedono decine di persone in fila che attendono di poter entrare con un serpentone che comincia da via Dante e termina dentro gli uffici. A quanto pare soltanto alcuni sportelli infatti sono stati aperti e l'orario è così ridotto che la situazione non può che essere questa ogni volta. L'Agenzia delle Entrate di Udine è aperta al pubblico infatti solo nelle giornate di lunedì e giovedì soltanto dalle 10 alle 12. È impensabile dunque che non si formino queste code. I cittadini sono esasperati. Un orario così ristretto inevitabilmente crea disagio, dicono alcuni. Si parla tanto di evitare gli assembramenti e questo non è certo il sistema migliore. Inoltre, chi ha veramente urgenza è costretto a questa lunga attesa. E per fortuna oggi non piove, tuonano alcuni cittadini. Non si può far ripartire le aziende e gli studi professionali che nel frattempo si sono organizzati, senza che l'amministrazione sia pronta dopo 2 mesi dall'inizio dell'emergenza. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Saluto anche il sindaco di Teglio Veneto. A voi la linea. Grazie Alberto. Oscar Cicuto, sindaco di Teglio Veneto. Facciamo il punto della situazione nei confronti degli interventi che avete fatto, ovviamente con il supporto del governo per quanto concerne i buoni spesa. Perché è ancora in corso, no? Se non erro, l'attività. Sì, l'attività è ancora in corso. Abbiamo avuto varie domande, poi i servizi sociali assieme all'assessore, diciamo, competente, il vice sindaco, hanno eseguito le varie valutazioni per le famiglie ed è cominciata sia la distribuzione dei buoni spesa appunto a chi era assegnatario con le varie fasce come da bando in base anche ai componenti dei nuclei familiari e da prima sono partite per una questione di tempistica alcune consegne di alcuni pacchi spesa a famiglie che purtroppo in questo periodo non avevano possibilità ed erano, diciamo, rimaste senza nulla per così dire. Specialmente legato magari a chiusura di attività direttamente o perché operatori che lavorano in alcune attività. Che cosa succederà se insomma verranno le previsioni rispettate per quanto concerne i buoni spesa? Si continuerà così perché insomma quello che si prospetta non è proprio una situazione rosea, sindaco. Ma la situazione non è rosea. Noi continueremo intanto fino a quando abbiamo ancora finanze di quelle che ci ha dato lo Stato. Ricordiamo che a Teglio Veneto sono stati dati 12.800 euro per questa opera da finanziare. Dopodiché si valuterà, diciamo per ora è stata distribuita circa una quota che va dal 30% e arriveremo fino al 50% per adesso. Noi abbiamo conteggiato che questa quota dovrebbe durare circa per 3 mesi, in base un attimino a dei conteggi tecnici che si fanno, quindi non specifici ma tecnici che sono stati fatti. Le linee sono abbastanza attese, però non è finita, che potrebbero arrivare altre domande perché il problema economico è un problema che secondo noi sta aumentando. Chiaro. Non è finito con il fatto che cominciano ad aprire le attività. Quali attività riapriranno, come riapriranno e che cosa fattureranno? Esatto, i dipendenti saranno assunti, il lavoro saranno assunti. Ricordiamo che il nostro comune non è un comune turistico, perché prettamente turistico, perché appunto non è. Sì, no, ma anche i comuni turistici, non è. Esatto, che... però comunque è un comune che ha varie persone che poi vanno a lavorare nei comuni turistici, quindi ai dipendenti del turismo, che sappiamo i grossi problemi che avrà. Senta, mascherine? Per le mascherine, nel nostro comune abbiamo fatto varie distribuzioni, 3 in totale,
Le prime, quelle della regione. Si faticano a trovare, perché c'è l'obbligo, però. Insomma. Si faticano a trovare, ci sono delle situazioni di volontariato che producono dei facciali, quindi involontariamente, quindi non li vendono, ma sono volontari. Il comune di Teglio Veneto, nello specifico, ha fatto anche un acquisto di 1000 facciali lavabili e siamo venuti a trovarli verso Rimini, quindi noi abbiamo, sì, per avere un costo giusto, perché comunque. Noi amministriamo la cosa pubblica e sappiamo, chiaro, che hanno dei costi elevati e quindi abbiamo dovuto cercare di, dove si costavano meno e dove potevano essere lavabili, quindi utilizzabili più volte. Mascherine a 50 centesimi si trovano a Teglio Veneto? Parlando anche con gli esercenti attorno, sono difficili da trovare. Difficile, sono infatti difficili da trovare, sono difficili da trovare. Grazie. Grazie a voi. Oscar Cicuto, sindaco di Teglio Veneto, linea Pordenone. Adesso andiamo con due ospiti al colpo, perché altrimenti finiamo a mezzogiorno del giorno di domani. Allora vado a salutare subito l'amico Tiziano Centis, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per i cittadini. Ben ritrovato, grazie consigliere. Alla mia destra invece l'amico assessore del comune di Pordenone, Walter De Bortoli. Grazie per essere tornato. Buonasera caro direttore, ciao. Allora io parto con Tiziano Centis, che è appena tornato tra altre cose da Trieste e ci parla del disegno di legge 83, contributi per interventi per la manutenzione reti stradali comunali. Il tema ovviamente ha impegnato i lavori del Consiglio negli ultimi due giorni. Che novità ci sono, caro consigliere? Allora, direttore, innanzitutto mi permetta, approfitto, visto che fisicamente siamo presenti qui nella sua sede di Telepordenone, di un abbraccio, un buon lavoro e un saluto alle amiche e gli amici che ci guardano da casa, suoi telespettatori, perché dopo due mesi di pausa ripartiamo ed è giusto e importante ripartire. E abbiamo avuto negli ultimi due giorni due consigli regionali a Udine e nel consiglio di ieri tutta la giornata è stata spesa per la discussione di un disegno di legge. Un disegno di legge che noi abbiamo fortemente criticato, perché? Perché si parla di contributi per interventi per manutenzione strade comunali. Contributi per interventi manutenzione strade comunali verso quei comuni fino a 3.000 abitanti. Totale dei fondi, delle risorse messe a bilancio dentro questa legge, 1.400.000 euro. Allora, qui abbiamo anche l'assessore De Bortoli. In comune, in Friuli, ci sono 215 comuni. Il 60-65% di questi comuni sono, non superano i 3.000 abitanti. Allora, direttore, 1.400.000 euro divisi in 200.000 2020, 200.000 2021, 1.000.000 2022. Adesso lei mi dica, con 200.000 quest'anno e 200.000 prossimo anno, quanti comuni riescono ad avere risorse per le loro manutenzioni, strade, e non solo, parliamo di asfaltature, parliamo anche di illuminazione pubblica, parliamo anche di attraversamenti pedonali, parliamo anche di abbattimento barriere architettoniche. 200.000 euro per finanziare e sostenere interventi a questi comuni sotto i 3.000 abitanti, vuol dire 120-130 comuni della nostra regione Friuli, e 200.000 il prossimo anno, 2021. Cioè, un comune con tutte le scartoffie burocratiche, con tutto il peso burocratico, con tutti i tempi che necessitano per portare avanti una pratica, io credo che il sindaco di un comune, quando va dal suo tecnico e gli chiede: senti, geometra, fammi, visto che c'è questo bando, fammi la domanda per avere quei soldi là, il tecnico risponde al sindaco: sindaco, fammi una cortesia, non stiamo neanche a perderci tempo, perché se io devo fare una domanda per entrare nel bando di 200.000 euro previsto per i comuni sotto i 3.000 abitanti quest'anno, cioè, stiamo neanche a perdere tempo, perché tutta la mole che serve per produrre la documentazione ovviamente è tanta per aver nulla. Quindi abbiamo contestato questo, perché in un periodo tragico, importante e grave come questo, dovuto al coronavirus, che tutti ben sappiamo cosa sia, va bene, la Regione Friuli va a perdere una giornata di Consiglio regionale per far approvare una legge, noi l'abbiamo contestata e bocciata, per approvare una legge che mette a disposizione 200.000 quest'anno, 200.000 prossimo anno, 1.000.000 prossimo anno ancora, nel 2022, tra l'altro anche anno pre-elettorale, non so se mi spiego, va bene, e per finanziare interventi che non si riesce a portare a casa quel comune per fare la sua manutenzione. Perché, direttore, un chilometro di asfaltatura costa
dagli 80 ai 70 80 mila euro un chilometro di asfaltatura, senza tanto entrare nel particolare dell'intervento proprio manutentivo, no? Perché ci sono asfaltature fatte solo l'asfalto soprattutto, ma asfaltature dove che si porta via tutto il sedime, tutto il materiale che sta sotto l'asfaltatura, certo. E dopo si rifà la strada nuova. Ecco, quindi è chiaro che il costo è notevole dell'intervento visto il contributo che si ha. Allora, siccome che circa un mese fa abbiamo avuto un altro consiglio regionale dove si è votata un'altra legge che si chiama Semplifica. Cosa vuol dire Semplifica? Vuol dire che si semplifica la burocrazia, i passaggi tecnici, la lungaggine, il perditempo e tutte queste robe qua. E cosa abbiamo fatto? Una legge per mettere 1.400.000 euro a disposizione dei comuni per manutentare le strade. Ma diamoli i soldi, ci sono già canali che finanziano gli interventi manutentivi dei comuni. Ci sono. Chi ha fatto l'amministratore, insomma, sa. È a conoscenza, che, certo. Ma insomma, è a conoscenza. Ci sono dei canali, ci sono le leggi, ci sono le strade per poter chiedere il contributo, il finanziamento. Bastava normare, migliorare quelle norme che già ci sono e metterci soldini sopra. Cosa si è fatto? Un'altra legge. Vuota, un bel quadro, una bella cornice, senza il contenuto. Staremo a vedere allora come andrà poi a finire. Grazie, tra l'altro, direttore. Cosa la settimana prossima riprenderemo. Riprendiamo. Siamo in forma. Bisogna, con i cittadini. Bisogna ripartire, bisogna parlare e confrontarsi con i tanti amici che sono a casa, e quindi ripartiamo con la trasmissione. Sì. Allora, alla settimana prossima. Grazie all'amico. Grazie, direttore. Consigliere Regione Tiziano Centis. Andiamo con Walter De Bortoli, assessore del comune di Pordenone. Grazie ovviamente per essere anche lei in nostra compagnia. Parliamo di sport, parliamo di futuro, parliamo di aperture e anche di ragazzi. Che fine faranno questi ragazzi da qui ai prossimi mesi? Grazie caro direttore per questa opportunità che mi dà. Un saluto a tutti quanti gli telespettatori e i concittadini pordenonesi. Io continuo con l'intervento che ha fatto Monsignor Santa Rosa, perché questo momento ci ha praticamente fatto riflettere sulle importanze delle cose che magari prima guardavamo con superficialità. E proprio su questo ci siamo ritrovati, proprio così lungimiranti con questa amministrazione, con il nostro sindaco Alessandro Ceriani, con assessori, con referati importanti come i miei, lavori pubblici e sport, a preparare le scuole, manutentare tutte quante le scuole, progettare la scuola Loser, una scuola da 9.900.000 euro, che è già un preso definitivo, che presenteremo la prossima settimana al sindaco, a manutentare impianti sportivi, ad ampliare impianti sportivi, e rendere in pratica tutti gli edifici pubblici efficienti per la necessità. Ecco che in questo momento che ci hanno fatto apprezzare la propria casa, ci fanno apprezzare anche i servizi che il Comune mette a disposizione dei nostri cittadini, che non si esauriscono naturalmente con il problema di dove praticamente, come facciamo a fare i punti verdi, no. Stiamo facendo delle scuole efficientissime e veramente all'avanguardia, in modo che quando si riprenderà la scuola metteremo i nostri bambini a dimora per le ore che devono fare lezione, devono istruirsi, in plessi scolastici molto importanti, con verde attorno, con efficientamento, con sicurezza. Ed ecco che allora si propone un'altra cosa: non si fanno punti verdi da settembre in poi, ma infatti entra in campo naturalmente tutto il mondo sportivo. Perché i nostri ragazzi dopo la scuola vanno nelle strutture sportive, vengono consegnati ai nostri istruttori che sono bravissimi, ai nostri presidenti di società che gestiscono i nostri impianti in modo veramente encomiabile, e ci li accudiscono e gli insegnano regole, ginnastica, preparazione fisica e attenzione, in modo che possano poi applicarle. Ecco perché io penso che il nostro paese, questo mi dà un grande orgoglio, in questa occasione, con i sorrisini dei nostri amici europei, abbiamo saputo una cosa molto particolare, che l'Italia è stata primaria in questa avventura, evidentemente dunque l'apripista anche per l'Europa intera, abbiamo saputo essere diligenti e rispettare le regole, al fatto di portarci a oggi che stiamo arrivando al punto zero in pratica per quanto riguarda il coronavirus. Io penso che lo sport, che ha insegnato a molti, i giovani attuali ma anche i più anziani, che dire, quando ci sono delle regole, evidentemente il rispetto delle regole porta a buone cose. Ed ecco perché riteniamo importante a riaccogliere nel nostro mondo sportivo quei 6.000 entrate al giorno che facciamo nei nostri impianti sportivi. Ed ecco che già il mondo sportivo si è mosso nel momento in cui erano chiusi,
le nostre associazioni sono andate nelle strutture a praticamente accudirle, a manutentarle, e pensate, con l'indicazione anche del nostro sindaco, hanno manutentato anche le aree esterne che erano del comune. Non hanno aspettato che venisse la GEA e quant'altro, ma lo hanno fatto loro, visto che erano lì, hanno pitturato gli stabili, hanno manutentato le strutture, eccetera, le hanno efficientate per essere pronte al bisogno. E ad ora si sono già attrezzate con le proprie federazioni nazionali per avere i capitolati di comportamentali per ogni sport. Già stanno arrivando, ha aperto 3 giorni fa il tennis, ieri ha aperto l'agosti, come lei sa. Adesso assegneremo la piscina a colui che ha vinto il bando di concorso, che è la società Arca, che potrà aprire anche quella. E piano piano stanno arrivando tutti quanti i capitolati della federazione, in modo che noi possiamo, in modo sicuro, con l'attenzione dei nostri istruttori, che sono preparati anche a studiare tutti i regolamenti, a far fare sport ai nostri ragazzi, ma anche lo sport dolce ai nostri anziani. Allora, ancora una volta devo dire, io che vengo dall'estero, che sono nato all'estero, sono orgoglioso di essere italiano. Al di là dei sorrisini dei nostri europei che vedevano, ci guardavano con grande... ma ancora oggi ci stanno bocchettando alcune tratte per quanto riguarda il nostro turismo, le nostre bellezze. Con Flavio, ma guardi, è proprio quello che ho detto, l'Italia ha tutto, al mare, alla montagna, al sole, al buon cibo, al turismo. Siamo una nazione che ha più di 2000 anni di storia, e quando una nazione ha 2000 anni di storia non penso che abbia paura di risorgere anche in questo modo, ma risorgiamo se siamo tutti quanti insieme e con la grande fiducia degli italiani che con le loro famiglie, con le loro istituzioni, con il loro sport, eccetera, sapranno ritornare sulla vetta e dimostrare al mondo intero cosa vuol dire essere italiani e fare le cose per bene. Grazie, allora ci vedremo la settimana prossima. Grazie all'amico Walter De Bortoli, assessore del comune di Pordenone. Apprezzo il discorso, al di là poi della fascia o della partenza politica, ma un discorso corretto, quello dell'essere italiano anche ai tempi del Covid-19. L'importanza ovviamente di non sfaldare e di non sfaldare appunto le nostre tradizioni e la nostra storia. Pronto a portare i giornali anche a domicilio, a Portogruaro un edicolante si mobilita per favorire chi ha difficoltà ad uscire dato il momento di emergenza al servizio. Ci troviamo all'edicola di Borgo San Giovanni con Mirarchi Stefano, edicolante, che già ormai da qualche settimana insomma è attivo nella consegna dei giornali a domicilio. Ecco, un'iniziativa apprezzata, immagino, ai tempi del coronavirus, soprattutto per chi, no? Sì, esatto, per le persone anziane che hanno paura di uscire, giustamente, e che quindi non vogliono togliersi il vizio di fra virgolette di leggere il giornale, e quindi hanno visto che avevano questa possibilità, ed io ho preso la palla al balzo, ho detto, per dare una mano vado e faccio il giro. È sempre nel contesto del comune di Portogruaro, quindi senza uscire dal comune, quindi rispettando anche le norme. Io chiudo bottega all'1, faccio il giro, e ci sono le persone che addirittura adesso che mi aspettano dalla finestra o fuori in giardino perché sono contento di vedermi, insomma. Adesso ultimamente ero arrivato a una decina di famiglie. Adesso da lunedì, con la riapertura e con la possibilità che hanno le persone di spostarsi un po' di più, sono diminuite, però dicono che vogliono continuare anche dopo questo tipo di servizio. Anche perché lo trovano comodo e, ripeto, io lo faccio molto volentieri. Le persone hanno paura di uscire, secondo me non sarà più come prima. Sento anche i clienti che scambiamo delle battute adesso, dicono che loro si sono resi conto che le cose erano andate troppo in là, che i ritmi erano molto sostenuti e non ne vale la pena, che hanno riscoperto i negozi di quartiere e che frequenteranno di più i negozi in questa maniera e usufruiranno dei servizi della consegna porta a porta.
Andiamo allora con i prossimi due ospiti. Alla mia destra torna l'avvocato Alessandra Marchi. Grazie avvocato per essere grazie, tornata. Grazie a voi. Ovviamente è finito anche per lei il lockdown, no, da Telepordenone. Ringrazio anche il dottor Flavio Caramia, presidente dello Yachting Club di Aprilia Marittima. Ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, io partirei con l'avvocato Marchi e parliamo di animali al tempo, al tempo del Covid-19, con le novità e soprattutto la riapertura di strutture atte ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Esatto, direttore. Allora, come potete immaginare, la fase 1 aveva riguardato anche i nostri amici animali, perché uno dei primi effetti è stata proprio la chiusura dei canili e quindi lo stop delle adozioni. Fortunatamente, nonostante la chiusura dei canili, è stato permesso ai volontari di accedere alle strutture, quindi anche spostandosi da comune a comune, purché muniti di autocertificazione e attestazione di frequentazione da parte della struttura. Quindi, diciamo, quel tipo di attività di accudimento degli animali non si è fermato. Si è invece fermata anche l'attività, per esempio, relativa ai maneggi, che ora fortunatamente ha riaperto. Devo dire che il Friuli Venezia Giulia è stata una regione virtuosa, perché ancora prima della fase 2, ed eravamo al 20 di aprile, con un provvedimento si è dato l'ok alla riapertura delle toelettature per animali, cosa che invece non era accaduto nel resto dell'Italia. Per quanto riguarda la fase 2, diciamo, la nostra regione immediatamente, e anche qui tanto di cappello, ha fatto subito un'ordinanza contingibile ed urgente, quindi che entrava in vigore già il 4 maggio, dove si dichiarava esplicitamente che riprendevano per proprietari e affidatari tutte quelle attività di allenamento, allevamento e addestramento di animali, e conseguentemente quindi la regione, con una nota interpretativa, ha dato l'ok alla riapertura dei canili, con ovviamente alcune prescrizioni che riguardano il distanziamento sociale, e quindi si chiede a chi dovesse recarsi in canile di prendere appuntamento con la struttura, perché questo appunto evita assembramenti, code o diciamo raggruppamenti di persone. Ma devo dire che il sistema dell'appuntamento per le adozioni è anche un bel sistema, perché consente di dedicare più tempo all'adottante e quindi di fare le cose in un certo modo. Quindi nelle strutture, nei canili, bisogna prendere appuntamento e ovviamente presentarsi muniti dei dispositivi, quindi delle mascherine e dei guanti. Questo problema della riapertura, questo problema, anzi questa cosa positiva, devo dire, della riapertura delle strutture e quindi il ripartire delle adozioni, non è invece una cosa così chiara nel resto dell'Italia. Tanto è vero che noi veniamo guardati anche con una certa invidia da parte di quelle che sono le realtà nel resto del territorio italiano. Ecco allora che, a mio modesto parere, bisogna andare un pochettino a interpretare quelle che sono le norme contenute a livello nazionale nel DPCM a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché effettivamente, come sapete, le attività possono ripartire se si trovano all'interno di quel codice ateco piuttosto che un altro. Ecco. E nel DPCM nazionale, diciamo nel provvedimento nazionale, noi abbiamo un codice ateco che è il numero, il macrogruppo, diciamo 94, che riguarda proprio le attività delle organizzazioni associative, dove all'interno c'è un sottogruppo, adesso non mi ricordo precisamente il numero, ma che riguarda proprio le attività di queste associazioni di promozione e difesa degli animali e dell'ambiente. Quindi, essendoci questa menzione nel DPCM, non si vede perché questo tipo di attività non debba ripartire, perché in fondo rientra chiaramente nel fine statutario di queste attività aggregative associative proprio la tutela degli animali, e cosa meglio non si fa se trovare casa quindi ad un animale. Quindi io credo che, anche se le singole regioni non abbiano ancora emanato ordinanze come la nostra, in forza di questa interpretazione che mi sento di dare, direi che si potrebbe ripartire in tutta Italia con queste attività fondamentali per i nostri amici animali. Staremo a vedere allora come andrà a finire anche questa vicenda. Grazie come sempre all'avvocato Alessandra Marchi. Si parlava prima con l'assessore Walter De Bortoli del tentativo di boicottaggio ai danni dell'Italia e di alcuni stati europei.
apparentemente amici, ma di fatto anche per mille altre ragioni che riguardano proprio anche i conflitti della ex Jugoslavia, ci sono nemiche. Vedasi la Croazia che cerca insomma di scippare il turismo, il turismo soprattutto mitteleuropeo, da chi arriva dalla Germania, dall'Austria, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, convogliare insomma il tutto in una rotta unica verso la Croazia, escludendo così le località balneari del nord-est, quindi anche la nostra regione, il Veneto. Ecco, io ringrazio il dottor Flavio Caramia che sta seguendo da vicino l'evolversi di questa vicenda. Ecco, bisogna rispondere che come a questi, diciamo così, attacchi veramente subdoli. La cosa mi dispiace moltissimo, perché noi abbiamo un'industria del turismo che è la migliore. Noi abbiamo dal nord al sud delle isole, abbiamo il mare, la montagna, abbiamo la pianura, abbiamo tutto, abbiamo le colline, tutto. Ora vedo che i paesi, i nostri confinanti, tipo l'Austria e la Germania, stanno indirizzando i loro cittadini verso le coste, verso la Croazia. Addirittura io ho dei proprietari nel nostro club, che sono proprietari di posti barca, armatori, ostici tedeschi, proprietari di posti barca, che stanno portando la barca in Croazia perché dicono che in Croazia non c'è il coronavirus. Per quanto mi risulta, i dati, il virus è presente in quelle parti là, in quelle zone della Croazia. Questo dispiace moltissimo, anche perché noi siamo stati sempre molto ospitali nei loro riguardi, e non vedo perché quest'anno ci vogliono ricompensare in questa maniera. Non trovo giusto, non trovo onesto neanche da parte loro, perché loro da anni vengono da noi a trascorrere le vacanze, a fare i turisti, sono stati trattati e accolti con la dovuta maniera, con cortesia d'uso, e quest'anno non so cosa possa indurre queste persone ad andare da un'altra parte. È vero pure che la politica nazionale di turismo ancora non ne sta parlando tantissimo. Il turismo è un'industria per noi molto importante, è il 15% del PIL nazionale, ci lavora tantissima gente, per cui penso che a livello nazionale la politica deve intervenire contro l'Austria e la Germania per far sì che questa cosa non accada, che venga subito, immediatamente stroncata. Questa è una cosa interessante. Credo veramente che sia importante, no, la sua riflessione, perché rischiamo veramente di mangiarci, di perdere una fetta importante del nostro clima, delle nostre tradizioni. Ma io voglio altra cosa, io penso anche agli stagionali, alle persone che lavorano nell'ambito del turismo, che sono stagionali, ma non è vero che fanno solo 6 mesi, la gente che fa 6 mesi al mare e 6 mesi in montagna, queste persone che fine faranno? Dove andranno? Questa è una cosa che veramente va messo sul piatto. Poi un'altra cosa importante, questo fenomeno sta portando a far sì che sia i cinesi che i tedeschi stanno mettendo le mani, o vogliono mettere le mani, sui nostri porti o sulle nostre città d'arte, sulle nostre strutture barriere. Le nostre strutture barriere sono bellissime, sono all'avanguardia, sono i migliori, e questo ci viene riconosciuto. Ma allora cosa c'è sotto? Un progetto di impoverire l'Italia quest'anno per poter approfittare e mettere le mani su porti e aeroporti? E sulle strutture alberghiere, sia tedesche che cinesi? Lasciatemelo pensare, che possa essere anche una realtà questa cosa qua. Se vi rendo da vicino ancora questa vicenda. Questa è la mia opinione. Cioè, ovviamente. Non fa una piega. Grazie intanto a Flavio Caramia, presidente dello Yachting Club di Aprilia Marittima. Poi seguiremo ancora l'evolversi della vicenda. Certo. Grazie ancora a voi, una volta assieme. Mascherine chirurgiche a prezzo calmierato. Nelle farmacie si fanno fatica a trovare i dispositivi promessi dal commissario straordinario dell'emergenza Domenico Arcuri. Una conferma arriva anche da Portogruaro. Abbiamo sentito un esercente. Subito dopo lascio la linea al collega della redazione del Veneto col suo ospite. Chiuderemo questa prima parte con il video che ci ha inviato la dottoressa Francesca Vaccaro. A seguire le previsioni del tempo, breve break pubblicitario. Tornerò io a darvi le ultimissime notizie anche dalla redazione del Friuli, e poi spazio, e chiuderemo la parte del telegiornale del Nord-Est con le ultimissime dal Veneto. L'informazione poi tornerà puntuale e precisa come sempre domani a partire dalle 21, rimanete con noi.
Dovevano arrivare il 2 maggio, ma le difficoltà nel reperirle sono all'ordine del giorno, un po' in tutta Italia. Stiamo parlando delle mascherine chirurgiche a prezzo calmierato, 50 centesimi, annunciate nei giorni scorsi dal commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri, una problematica riscontrata anche a Porto Gruaro. Sì, purtroppo molti colleghi mi segnalano una certa difficoltà a reperire magari a tutte quante quelle che possono essere le mascherine necessarie a far fronte alle richieste della popolazione. In questo momento chi aveva un po' di scorta, come ormai è cosa pubblica, le sta vendendo, magari anche rimettendoci in parte per adeguarsi a quelle che sono richieste del commissario Arcuri. Tuttavia sembra che nei canali distributivi non ci siano ancora le mascherine che il commissario Arcuri dava come promessa ad un prezzo che potesse permettere la vendita non solo delle farmacie, ma parliamo anche della grande distribuzione, dei tabaccai che dovrebbero essere coinvolti. Quindi si stanno esaurendo le scorte, tra virgolette, personali. C'è qualche farmacista che è riuscito a trovare alcuni distributori, ma sono molto molto limitati, parliamo di qualcosa come meno delle dita di una mano. E il grosso delle farmacie purtroppo non riesce a recuperare nulla che permetta una vendita che non sia sotto costo, insomma. 50 centesimi che comprendono tutto, non è un 50 centesimi più IVA, quindi anche lì si gioca una partita interessante. Quello è un altro equivoco, perché effettivamente le persone in questo momento non hanno la possibilità neanche di mettersi a discutere, non hanno la voglia, per cui se in televisione si dice la mamma che va a prendere due mascherine a un euro, le persone che vengono in farmacia si aspettano di pagare un euro per due mascherine, non è che poi il farmacista può aggiungerci più IVA, e quindi si crea proprio uno scollamento tra quella che è la comunicazione e quella che è la realtà. E in questo senso, in un periodo di emergenza nel quale siamo tutti più tesi, cerchiamo di, con la nostra professionalità, sopperire a queste situazioni, ma è chiaro che non possiamo nemmeno noi continuare a giostrare sulle lacune che vengono da altre parti. Sì, riprendiamo la linea dal Veneto con Luca Micheluto, presidente di ASVA SPA. Ben trovato, presidente. Possiamo ovviamente fare un riferimento anche a quanto accade nella situazione degli ecocentri, presidente, perché c'è un numero apposito e ci ascoltano ovviamente in tanti anche dal mandamento portogruarese, e ci sono state insomma anche delle difficoltà proprio legate a mettersi in comunicazione con questo numero verde. Come mai, presidente? Sì, di fatto, come i nostri utenti sanno, da alcune settimane abbiamo riaperto gli ecocentri. Abbiamo riaperto gli ecocentri noi del bacino portogruarese insieme a tutti gli ecocentri dei comuni della città metropolitana, dunque dell'ex provincia di Venezia, e di concerto appunto con la città metropolitana abbiamo deciso, onde evitare assembramenti e altri motivi di contagio, di fare un ingresso contingentato. Come contingentato? Con la prenotazione telefonica. La prenotazione telefonica è sempre il nostro numero verde 870 55 51, ripeto 870 55 51. In realtà questo numero verde però è un numero verde metropolitano, dunque arrivano migliaia di telefonate al giorno, e alcuni, giustamente, di questo noi siamo anche scusati con i nostri utenti, non riescono a prendere la linea. In questo momento non abbiamo elementi alternativi, solo possiamo garantire una corretta apertura degli ecocentri solo contingentandoli. La prenotazione è un modo per contingentarli. Certo, purtroppo ci sono difficoltà a prendere la linea. Allora, come stiamo intervenendo? Intanto siamo intervenuti ormai da una settimana a dare la possibilità di fare una protezione non solo telefonica, ma anche attraverso una mail. La mail nostra, se la inquadriamo, grazie, la ricordo un po' ai nostri utenti, si può prenotare a questa mail qui, la mail è segnalazioni@asvo.it, è una mail sempre presidiata, dunque la risposta arriva dopo pochissime ore, non è che uno manda la mail e la risposta arriva dopo 3 giorni, dopo poche ore alla risposta, e dunque alla prenotazione. Chiaro, molti penseranno, le persone anziane che hanno difficoltà a mandare una mail, qui che faccio un appello anche, non so, ai figli, ai nipoti, alle persone qua, ai familiari, magari di aiutare i genitori con una semplice mail, si può prendere una prenotazione senza stare purtroppo minuti o addirittura ore a prendere la linea, e c'è perché c'è una difficoltà oggettiva a prendere la linea.
Solo per darvi un dato, lunedì sono arrivate a questo call center circa 13.000 chiamate. Che fa riferimento non ai comuni. Non agli 11 comuni del Portogallo, ma a tutti i comuni dell'area metropolitana. Abbiamo inserito anche nuove linee, però ripeto, il numero di chiamate è veramente enorme. Ecco perché abbiamo pensato di dare questa possibilità anche via mail. Non serve attesa, basta una mail, si dice cosa si deve portare all'ecocentro e dopo un'ora, due, massimo tre ore arriva la risposta con l'orario di prenotazione per quell'ecocentro, data, ora e giorno. In chiusura. Altra cosa brevemente. Ricordo che comunque noi, anche prima in chiusura e anche adesso con l'apertura degli ecocentri contingentati, non abbiamo mai tolto i servizi gratuiti, dunque continuiamo a venire a prendere gli ingombranti gratuitamente a casa, dunque c'è l'altra opzione, numero verde per gli ingombranti, e facciamo anche nei comuni dove non c'era più il numero verde per la raccolta del verde, facciamo, so che voi avete dato spesso notizia con i nostri comunicati stampa, dei giorni dedicati comune per comune, dunque anche la settimana prossima qui gli amici di Telepordenone vi daranno sicuramente le informazioni, comune per comune vi daremo il giorno che passiamo a Caorle, a San Stino, a Portoguaro e San Michele, sono gli unici due comuni che hanno ancora il numero verde per la produzione del ritiro dell'erba, di Teglio Veneto piuttosto che di Fossalta o di Concordia, dunque sarà e continueremo queste raccolte straordinarie che danno comunque una boccata di respiro a chi ha fatto il taglio dell'erba o altre tipo di raccolte sempre di rifiuto verde. Ecco, in chiusura Presidente, poi diamo la linea a Pordenone, si andrà verso anche un'apertura ovviamente quando tutte le normative lo prevederanno, con tutte le misure del caso anche nei confronti degli ecocentri, perché se si aprono i ristoranti perché non si possono aprire gli ecocentri? Giustissima la sua osservazione, noi dobbiamo rispettare alcune norme perché dobbiamo garantire la sicurezza dei nostri utenti, ma soprattutto e in modo particolare la sicurezza dei nostri operatori che lavorano agli ecocentri. Tra l'altro abbiamo raddoppiato, come avete visto, il personale, non c'è più una persona ma ci sono due persone all'ecocentro per gestire i flussi, e quando avremo la certezza di poter lavorare in sicurezza sia i nostri operatori sia i nostri utenti, certo il passaggio prossimo è eventualmente quello dell'apertura libera al pubblico. Grazie a Luca Michelutto, presidente a voi. Di ASVO SPA. Vi lascio con un videomessaggio, ridando linea a Pordenone, di Francesca Vaccaro, e poi a seguire ovviamente l'informazione continua, prima le notizie da Udine e poi si tornerà qui di nuovo in Veneto. Grazie, restate con noi. Bentrovati. In ottemperanza al decreto legge 18 di marzo, Invitalia ha pubblicato qualche giorno fa un bando con la possibilità per le aziende di vedersi rimborsare le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione personale, dei famosi DPI. E le scadenze e le attività da porre in essere nei prossimi giorni sono abbastanza ravvicinate, quindi vediamo subito di cosa si tratta e come funziona. Chi può avere accesso? Innanzitutto le imprese, quindi i professionisti per il momento restano fuori dai giochi, che siano attive nel registro imprese, quindi non impresa inattiva, altrimenti la domanda viene scartata, che abbiano la sede principale o secondaria nel territorio dello Stato e soprattutto che non siano in liquidazione o in qualche altra procedura concorsuale. Le spese ammissibili sono sostanzialmente quelle per l'acquisto dei dispositivi e che abbiano l'attestazione di dispositivo coerente con la vigente normativa. C'è l'elenco all'interno del sito Invitalia e quindi è opportuno vedere se rientriamo in quelle categorie, ma insomma grosso modo si tratta di mascherine, le solite mascherine chirurgiche oppure con le caratteristiche che sappiamo FFP1, 2 o 3, i guanti, i dispositivi di protezione oculare, le cuffie, il copriscarpe, i detergenti o dispositivi di rilevazione della temperatura, per capirsi. Comunque l'elenco deve essere controllato. E le spese soprattutto dovranno essere importanti, sostenute tra il 17 marzo e la data di presentazione della domanda, che poi vediamo come funziona. Non devono essere inferiori ai 500 euro complessivamente e devono essere connesse a fatture e pagamenti tracciati, quindi è importante che si lasci scegliere il modo corretto di pagare le fatture che sono in arrivo. E soprattutto non devono essere state usate per chiedere qualche altro tipo di contributo, di agevolazione, ma devono essere usate solo per questo canale. Ricordo che l'agenzia nazionale Invitalia, che ha pubblicato il bando, quindi all'interno del sito potete raccogliere tutte le informazioni su invitalia.it, cosa facciamo, emergenza coronavirus, impresa sicura,
quindi questa è tutta la serie delle indicazioni, si può trovare tutto quello che serve per il bando, comprese le istruzioni. Perché? Perché il bando funziona in tre fasi. La prima fase è quella di prenotazione del rimborso, la seconda è quella in cui si ha contezza di essere o non essere ammesse al contributo, e la terza è quella in cui si allega la documentazione e si presenta formalmente la domanda. Qual è il punto? Il punto è che di fatto alle ore 9 dell'11 maggio parte la presentazione della prenotazione del contributo. La prenotazione andrà in ordine di arrivo e sulla base dello stesso ordine sarà poi erogato il contributo. Ecco perché di fatto si tratta di un click day, quindi segnatevi la data 11 maggio 2020 dalle ore 9 alle ore 18, ma l'importante è appunto l'inizio, cioè alle ore 9 dell'11 maggio, tutti i giorni lavorativi fino con questi orari al 18 maggio 2020. Questo è l'intervallo per presentare le domande. Poi ci sarà nella fase successiva, terminato il 18 maggio, l'elenco di chi ha superato, diciamo così, questa selezione, e la fase ulteriore sarà, altro momento da tenersi in mente, il giorno 26 maggio dalle ore, questa volta 10 del mattino, e fino all'11 giugno, dalle 10 appunto alle 17, sarà possibile presentare la documentazione a supporto della domanda. In quel momento servirà avere la firma digitale, quindi abbiamo questi giorni di tempo, se il titolare dell'impresa o legale rappresentante non dispone della firma digitale, per procurarcela. Comunque il sito Invitalia è molto chiaro e c'è anche una pagina di test da poter utilizzare per fare una prova prima dell'11 maggio e vedere effettivamente cosa viene chiesto. Alla prossima! Buonasera a tutti. Situazione meteorologica ancora anticiclonica anche per la giornata di domani, ma con arrivo di aree più umide in quota, quindi c'era da poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, appunto prevelatura, quote medio-alte, tratti anche spesse, temperature minime intorno ai 9 gradi in pianura, 14 sulla costa, massime fino a 24 in pianura, intorno ai 20 con venti di brezza sulla costa. Sabato, situazione analoga, poco nuvoloso pianura e costa, variabile o a tratti nuvoloso in montagna, con annuvolamenti più consistenti a tratti specie verso Cadore e Comelico, non escluso qui anche qualche debole pioggia. Temperature minime sui 10 gradi in pianura, 15 sulla costa, massime, analogamente alla giornata di domani, 23-24 in pianura, 19-21 sulla costa. I venti di brezza, ma più sostenuti da sud nel corso delle ore centrali della giornata, sulla costa. Domenica ancora da poco nuvoloso variabile su tutta la regione, e con temperature sostanzialmente stazionarie, e si innescherà vento da sud sulla costa e anche in quota. Tutto questo perché lunedì arriva un fronte, quindi ci porterà cielo coperto, scirocco sulla costa, precipitazioni sparse o anche diffuse, da moderate intermittenti sulla costa, più abbondanti anche intense sulle zone interne, con temperature in diminuzione, specialmente sulle zone più interne. Direi che è tutto, ci aggiorniamo, una buona serata. Ben ritrovati anche dalla redazione del Friuli, ancora in compagnia del telegiornale di Telepordenone, anche in questa parte del notiziario, l'attualità in primo piano. Tavagnacco lavora sull'impalcatura e cade perdendo i sensi. Allora andiamo a capire come è andata la situazione in questo servizio. Stava eseguendo dei lavori sull'impalcatura quando è caduto, perdendo i sensi. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Tavagnacco, in via nazionale. Vittima un operaio di 36 anni che è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è intervenuto immediatamente l'equipaggio dell'ambulanza che ha trasportato l'uomo, un cittadino di origini straniere, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A causare la caduta dalla scala sarebbe stato un malore. L'uomo si sarebbe ripreso nel corso della notte e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Casa di riposo di Paluzza, 135 i tamponi effettuati agli ospiti della struttura, gli esiti per ospiti ed operatori. Il servizio. L'altro ieri nella casa di riposo Brunetti di Paluzza sono stati effettuati 135 tamponi. Di questi 80 hanno riguardato il personale che opera in struttura e 75 sono risultati negativi, mentre 5 sono risultati positivi. Si tratta di 3 infermieri, un operatore sociosanitario e un operatore tecnico, che seguiranno la procedura di isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria previsti dal Dipartimento di Prevenzione.
Tra gli ospiti invece sono stati eseguiti i rimanenti 55 tamponi. Tra questi 50 sono risultati negativi e si registrano 5 casi positivi, di cui uno confermato tale. Ad oggi, pertanto, la situazione tra gli ospiti è la seguente: 32 negativi, 52 negativi clinicamente guariti e 18 positivi. L'articolazione dei reparti, pertanto, a fronte delle bonifiche ambientali che stanno per essere completate in settimana, è funzionale alla gestione dei casi alle condizioni attualmente registrate. Un reparto sarà dedicato ai casi positivi, un ulteriore reparto e alcune aree autonome ai casi guariti e un reparto ai negativi. Domani sarà effettuata la bonifica delle aree esterne alla casa di riposo, da parte dell'ottavo reggimento alpini di Venzone. Il nostro ringraziamento per la disponibilità concessa al comandante, il colonnello Franco De Cavero, e al capitano Piero Rossignoli, che coordinerà l'evento, nonché a tutti i militari impegnati alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e all'amministrazione comunale per il supporto garantito. Controlli da parte della polizia, zero le denunce per la prima volta nella fase 2 ed è un dato sicuramente positivo. Dopo i giorni di fuoco che hanno visto un'escalation di denunce per i reati collegati alle misure anti-Covid-19, ieri le forze dell'ordine non hanno denunciato nessuno, né per falsa dichiarazione né per i sopracitati reati. Una clamorosa inversione di tendenza dopo il picco di martedì, con ben 58 denunce, sulla linea del boom iniziato da domenica. Per quanto riguarda le sanzioni per violazione alle misure anticontagio, ce ne sono state ieri soltanto 10, su un totale di 713 persone controllate. Nessuna sanzione alle 317 attività commerciali sottoposte a verifica. In tutto il Friuli Venezia Giulia sono state controllate 3.115 persone, di cui sanzionate solo 50. In tutto il Friuli Venezia Giulia sono state controllate 3.115 persone, di cui sanzionate 50. Solo 3 le denunce per altri reati e nessuna multa alle 1.355 attività controllate. Andiamo a Cividale, iniziate le manutenzioni su aree verdi e corsi d'acqua. Allora, ci racconta tutto nel prossimo servizio, la redazione direttamente del Friuli. Dopo aver sistemato le strade secondarie e bianche, il comune di Cividale del Friuli ha dato il via alle manutenzioni sulle aree verdi, sulle zone in prossimità dei corsi d'acqua e sui cigli stradali. Ancor più importante che in passato è ora il mantenimento della pulizia e dell'ordine nelle aree urbane e verdi nel centro e nelle frazioni, anche in vista dell'inizio dell'estate, commenta Giuseppe Ruolo, assessore alle manutenzioni del comune di Cividale del Friuli, che spiega come il settore tecnico ha operato e sta operando in tal senso sia con gli operai comunali sia con gli appalti esterni dedicati ai diserbi e alla manutenzione dei parchi urbani. Grande attenzione in questo periodo anche per le rogge. Entro l'estate il consorzio di bonifica della pianura friulana completerà gli interventi sulla roggia Cividale Torreano. Inoltre, con un nuovo lotto di lavori ed un ulteriore contributo regionale di 50.000 euro, interverranno con la pulizia su tutta la lunghezza del rugo Emiliano, dalla sorgente di Gospergo fino al borgo San Domenico. Si tratta di un lavoro molto importante, così come quello che è, sempre con la regione, è in corso sulla strada della bonifica a Purgessimo. Fra una decina di giorni circa, quando sarà ultimato questo lotto di lavori, inizieranno anche le manutenzioni sul rio Ruc. Passando al verde, prossimo un intervento di manutenzione sui platani di Viale Trieste, un lavoro che era già iniziato mesi fa, ma che a causa dell'emergenza sanitaria ha subito 2 mesi di fermo. L'assessore si dice soddisfatto della collaborazione instaurata con la Regione in merito a pulizie e manutenzioni dei corsi d'acqua, visto che per alcuni tratti sono proprio di competenza regionale. Spera inoltre che la programmazione di manutenzioni rilevanti e calendarizzate si consolidi anche in futuro, con l'obiettivo di mantenere una città pulita e sicura dal punto di vista tecnico-manutentivo. Dopo 3 mesi e molte polemiche, finalmente a Udine c'è il via libera al Consiglio Comunale. Il presidente Enrico Berti leva ogni dubbio e conferma il 18 maggio come data per l'incontro, dove finalmente maggioranza e minoranza potranno tornare ad incontrarsi. Luogo prescelto per andare incontro alle esigenze di sicurezza, il Salone del Parlamento del Castello di Udine. Con questo servizio firmato da Anna Dazzan, vi ringrazio e vi saluto. Do linea al collega della redazione del Veneto, Alessio Conforti, che chiuderà questa prima parte e questa ovviamente è parte del telegiornale
della redazione del Friuli. L'appuntamento, come sempre, è a partire dalle 20:30 domani. Grazie per essere stati con noi. Il primo consiglio comunale di Udine durante l'emergenza Covid-19 si terrà il prossimo lunedì 18 maggio, ovvero tra circa 2 settimane. Dopo le varie richieste da parte dell'opposizione, finalmente arriva la conferma dal presidente Enrico Berti. L'ultimo consiglio comunale risale infatti al 17 febbraio scorso, quindi di fatto durante tutta la fase del lockdown e a più di 2 settimane dall'inizio della fase 2, maggioranza e opposizione non si sono ancora mai incontrate, nemmeno in streaming, cosa che invece è successa di quasi tutto il resto dei comuni del nostro paese. Il luogo prescelto per lo svolgimento però non sarà Palazzo da Ronco, bensì il Salone del Castello di Udine, un luogo più ampio rispetto alle sale della sede del municipio, in modo da far rispettare le adeguate distanze di sicurezza. Il motivo di tanto ritardo, come fa sapere il presidente del Consiglio Comunale di Udine, Enrico Berti, è il fatto è che dovevano essere valutati tutti gli aspetti tecnici e sanitari per poter svolgere vis-à-vis l'importante luogo di confronto democratico. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Nella giornata in cui il governatore Luca Zaia spinge per le riaperture fin da subito, arrivano i dati relativi all'andamento del contagio da Covid-19, dati che continuano nella discesa in un andamento positivo e di miglioramento rispetto a ieri pomeriggio. Guardando il bollettino di Azienda Zero di questa mattina, ci sono 57 positivi in più che fanno salire il totale a 18.553 a fronte di un numero di tamponi massiccio oltre 400.000. Negli ospedali delle 7 province ci sono 959 ricoverati, di cui 87 in terapia intensiva, numeri anche questi in discesa. Agricoltura, gli assessori di Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Abruzzo e Basilicata scrivono al ministro: la sanatoria immigrati non è una soluzione senza voucher. Giuseppe Pan, che ha la delega in Veneto all'agricoltura, ha deciso di scrivere una missiva ai ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, e del lavoro, Nunzia Catalfo, per chiedere interventi urgenti del governo legati alla carenza di manodopera agricola, e la lettera è stata firmata anche dai colleghi delle regioni poc'anzi citate. Il ministro Bellanova continua ad affermare l'idea di regolarizzare circa 600.000 stranieri per lavorare in agricoltura, ha detto Giuseppe Pan, una proposta che non risponde alle esigenze di stagionalità del mondo agricolo e che finirà per aumentare l'area grigia e illegale del caporalato. Zootecnia, la Regione Veneto finanzia un progetto di ricerca su mastite bovina. Si tratta di uno studio sperimentale dell'Università di Padova e dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per la prevenzione e la cura della malattia. La Regione ha stanziato 250.000 euro a sostegno del lavoro dei ricercatori. Lavori a pieno ritmo in autostrada previste nel weekend delle chiusure che riguarderanno tanto il Veneto quanto soprattutto il vicino Friuli. Facciamo il punto della situazione. Lavori a pieno ritmo in autostrada approfittando del traffico ancora scarso. Si tratta di interventi riguardanti la costruzione della terza corsia, di manutenzioni del manto stradale che richiederanno chiusure e modifiche alla circolazione. Lo ha fatto sapere Autovie Venete. Il primo lavoro inizierà domani, venerdì 8 maggio alle 23, e riguarderà 7 km di A4 dalla barriera di Trieste-Lisert allo svincolo di Re di Puglia in direzione Venezia, tratto dove sarà rifatta la pavimentazione particolarmente usurata per la concentrazione di mezzi pesanti in transito. Il traffico proveniente da Trieste sarà spostato sulla carreggiata opposta, dove si viaggerà a doppio senso di marcia. Il casello di Re di Puglia in uscita sarà chiuso. L'intervento durerà fino alle 21 di domenica 10 maggio. Autostrada A4 chiusa fra Porto Gruaro e La Tisana in entrambe le direzioni dalle 19 di sabato 9 maggio alle 13 di domenica 10 maggio per consentire due diversi tipi di interventi: la predisposizione del fondo stradale per la stesa dell'asfalto drenante e la spinta di uno scatolare in cemento armato sotto l'autostrada, operazione
situazione, questa piuttosto complessa e lunga, indispensabile per realizzare il collegamento idraulico fra i fossi che raccolgono l'acqua della campagna a nord dell'autostrada con quelli a sud. I veicoli provenienti da Venezia e diretti a Trieste dovranno quindi uscire alla barriera di Porto Gruaro e proseguire sulla viabilità esterna per poi rientrare alla Tisana. Chi proviene da Trieste, da diretto a Venezia, dovrà invece uscire alla Tisana e rientrare a Porto Gruaro. Chi proviene dalla A28 potrà immettersi sull'A4 solo in direzione Venezia, mentre se è diretto a Trieste dovrà uscire a Porto Gruaro e proseguire sulla viabilità ordinaria per poi rientrare in A4 al casello di Latisana. Le proteste dei commercianti che chiedono di riaprire le loro attività non lasciano indifferenti, lo dice in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin. Ogni chiave consegnata simbolicamente al proprio sindaco per protesta o timore è un corollario negativo del contagio da qualunque parte la si consideri, perché rappresenta una tessera del nostro puzzle produttivo che rischia di venire smarrita per sempre in questo tsunami che ci ha travolto. Ebbene, penso ad amministratori e assessori che avrebbero il preciso compito di governare il territorio ma non rinunciano anche a soffiare sul fuoco della protesta parcellizzata, avere la sfrontatezza di tingerla di un colore politico in questi momenti di complicata gestione del contagio è un atto irrispettoso di chi manifesta, nonché assolutamente inutile per la causa. Questa la posizione della consigliere pentastellata Erika Baldin. A Treviso ieri notte, in particolar modo attorno all'1:30, una volante ha notato una BMW che stava percorrendo Viale della Repubblica ad alta velocità. Nonostante un cambio di direzione repentino finalizzato a eludere il controllo, i poliziotti sono riusciti a tallonare il veicolo e a fermarlo dopo poche centinaia di metri. I due occupanti, particolarmente nervosi, con una sintomatologia immediatamente riferibile all'abuso di sostanze alcoliche, hanno provato a far scivolare sotto al sedile alcuni involucri termosaldati, ma la condotta non è sfuggita ai poliziotti che li hanno accompagnati in questura per accertamenti. Nel veicolo sono state rinvenute alcune bustine termosaldate contenente qualche grammo di cocaina. Nei confronti dell'autista, un giovane kosovaro di 23 anni, sono scattate diverse sanzioni amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e per la violazione delle misure poste a contenimento del contagio da Covid-19. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per circa 2.000 euro. E oggi di fronte al ministro per il turismo Dario Franceschini è intervenuta l'onorevole veneta della Lega Giorgia Andreuzza, che ha portato insomma la questione del settore che tanto sta soffrendo in questi giorni a ridosso dell'inizio della stagione estiva. Ebbene, sentite l'intervento, una parte dell'intervento dell'onorevole Andreuzza, che fotografa chiaramente la situazione legata al settore turistico. Ma questo lockdown di 2 mesi, che è stato sicuramente importante per la salute dei cittadini, ha creato davvero un danno importante per questo settore. Turismo e cultura sono messi in ginocchio. Lo ha detto lei prima, 20% di PIL, di cui il 13% il turismo, e si parla di 250 miliardi e il 15% dell'occupazione e il 3,% milioni di addetti, direi quasi 7 se teniamo conto di tutto l'indotto. L'indotto è grandissimo, non sono due settori piccoli, sono due settori che occupano veramente migliaia e migliaia di imprenditori, di famiglie che ricadono con le loro attività, confluiscono in quella che è l'alimentare e l'industria del turismo. Vede, si calcolano 120 miliardi di riduzione dei consumi ed è prevista una perdita di ricavi dell'80%, ci rendiamo conto? 80%! È stato cancellato tutto, cancellato il turismo scolastico, le vacanze, azzerate tutte le prenotazioni, azzerati tutti gli eventi, i congressi, i grandi eventi culturali, il turismo termale che era già in sofferenza e la ristorazione, tutto fermo. Se parliamo del turismo straniero, le stime che erano di 200 milioni di turisti, oggi si può auspicare arrivare al 20% e abbiamo una perdita di 20 miliardi.
Vede, Ministro, anche questo, parliamo di turisti stranieri, ma non l'abbiamo sentita dire nulla in base alle notizie di questi giorni che ci sono degli accordi proprio per dei corridoi turistici creati tra la Germania, l'Austria e la Croazia. Questo è importante per noi, io lo parlo da veneta, perché la maggior parte dei nostri turisti provengono proprio dalle regioni mitteleuropee, per cui lei doveva battere i pugni su questo, doveva assolutamente far sentire la sua voce. Porto Gruaro, auto a fuoco questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Beltramini nel rione di San Nicolò per una Fiat Uno blu incendiatasi improvvisamente a veicolo fermo. Ad accorgersi del mezzo in fiamme la proprietaria, che ha lanciato l'allarme. I pompieri del locale di staccamento hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non ci sono stati feriti. Al vaglio dei pompieri la natura del rogo, che potrebbe essere accidentale. Restiamo nella città dell'Emene, perché il collega Rosario Padovano ha intervistato un edicolante tornato al lavoro e guarito da poco dal Covid-19. Sentite. Siamo con il signor Alessandro Pollonio, bentornato innanzitutto alla sua edicola della stazione ferroviaria di Porto Gruaro. Ne ha passate di cotte e di crude, purtroppo è mancata anche la nonna, è stata una storia tra le prime che abbiamo scritto. E come ha vissuto questo periodo in cui è stato costretto a rimanere a casa curandosi? Purtroppo è stato un periodo abbastanza duro, abbiamo dovuto tenere duro, parlavo adesso anche che purtroppo le cose hanno continuato, cioè tutto quello che il lavoro richiamava, ci sono state spese, però purtroppo abbiamo fatto fronte anche a quello e siamo andati avanti. Siamo stati contenti perché poi la gente, appena siamo ritornati a lavorare, la gente ci ha detto: ah, guarda che bello, finalmente siete tornati, è riaperto. Quindi questo fa anche piacere, perché almeno siamo mancati alle persone e siamo qui per dare servizi, insomma. Che cosa si sente di dire e quale incoraggiamento si sente di dare alle persone che sono ancora positive, stanno combattendo col Covid e sono o a casa o in ospedale? Tenete duro, ragazzi, tenete duro, perché dovete farcela assolutamente. Restiamo a Porto Gruaro, certificati online a breve anche da smartphone, certificati anagrafici per sé, per i propri familiari. Al comune di Porto Gruaro è possibile ottenerli grazie ad un click, lo annuncia il comune. Il servizio consente di richiederli, di stamparli direttamente da PC o entro pochi giorni anche da smartphone e in totale autonomia. I certificati sono dotati di QR code e sono validi al pari di quelli richiesti ed emessi agli sportelli del comune. Di norma il certificato viene rilasciato in bollo, a meno che sussista un motivo di esenzione previsto dalla legge, che è indicato nel certificato stesso. Ieri sera invece a Fossalta di Porto Gruaro si è svolto il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno questioni importanti come l'approvazione del consuntivo di gestione del 2019, che ha evidenziato notevoli risultati in termini di bilancio, come ha fatto sapere il sindaco Natale Sidran. L'avanzo di amministrazione si è attestato sulla cifra di 1.281.000 euro, il fondo crediti di dubbia esigibilità monta invece a 1.009.000 euro, la parte destinata agli interventi prevede 46.000 euro, la parte disponibile 180.000 euro, numeri che hanno consentito di impegnare vari interventi significativi sin dalla successiva variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Il sindaco segnala che l'investimento per opere pubbliche è stato di 915.000 euro, cifra ingente che ha consentito di portare avanti i progetti previsti per l'anno 2019 e che ora volgono ormai al termine. Meduna di Livenza, imminente ripristino della casetta dell'acqua di LTA. Il consorzio dell'acquedotto aveva fatto sapere che entro lunedì scorso sarebbe stata riattivata. Al momento ancora così non è stato. Il sindaco ha precisato che si è confrontato direttamente con i vertici di LTA, che hanno rassicurato sui tempi, che a breve ovviamente il servizio verrà erogato gratuitamente per 2 mesi fino al prossimo 30 giugno. Restiamo sempre a Meduna per un lieto evento per tutto il territorio. Infatti una bella coppia di cigni che da qualche anno staziona stabilmente su Fossa Morta, San Bellino, piccolo corso d'acqua che attraversa il comune, si è
allargata e sono nati 7 piccolini. La famiglia è diventata la mascotte di molti medunesi, tanto che non si contano le persone provenienti anche da fuori comune che attraverso i loro scatti immortalano gli animali mentre nuotano nelle acque del piccolo corso d'acqua. Andiamo a Jesolo perché a causa del perdurare dello stato di emergenza e delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di coronavirus è stata rinviata sabato 19 dicembre la data del concerto prevista per il 16 maggio di Antonello Venditti. Entro il 31 luglio, fanno sapere gli organizzatori, verrà ufficializzata anche la data del recupero del live di Marrakech che avrebbe dovuto svolgersi il 28 marzo scorso. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Anche la città di Caorle fa sul serio e pianta i primi ombrelloni sulla spiaggia di Levante all'altezza del santuario della Madonna dell'Angelo, la famosa Madonnina. L'effetto scenografico sui social ha scatenato l'entusiasmo dei turisti, si tratta tuttavia soltanto di prove di distanziamento che però hanno avuto un certo effetto. Le ha eseguite in questi giorni il consorzio Alenili Caorle Spiaggia, che sta livellando gli arenili sia nella parte di Levante, quella più orientale, che verso Ponente, ovviamente in vista dell'inizio di questa nuova stagione balneare, visto che il settore ancora non sa come dovrà procedere e in attesa, insomma, di risposte da parte del governo. Un'ultima notizia, perché è stato firmato oggi a Palazzo Chigi il protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni delle messe con il popolo. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministero dell'Interno e il Comitato Tecnico Scientifico. Nel rispetto della normativa sanitaria, il protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, come l'accesso ai luoghi di culto in occasione delle celebrazioni liturgiche, l'igienizzazione di luoghi e oggetti, attenzione da osservare nelle celebrazioni e comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché poi dei suggerimenti. Ad ogni modo, il protocollo entrerà in vigore da lunedì 18 maggio, giorno dal quale appunto si potrà tornare, per quanto concerne ovviamente i parroci, a esercitare le funzioni religiose. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. La programmazione su Telepordenone però continua con il fatto a cura di Luigi Gandhi, si andrà a Jesolo con una puntata dedicata all'unità cinofila della polizia locale, il cane basco, davvero una puntata da non perdere. Grazie per essere stati con noi e per quanto concerne l'informazione si torna domani puntuali alle 19 con il telegiornale del Nord-Est. Arrivederci. Tempo previsto per venerdì 8 maggio. Sereno o poco nuvoloso per nubi alte in pianura. Sulle zone montane da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nuvolosità medio-alta. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento in montagna, stazionarie in pianura, massime stazionarie o in ulteriore aumento con valori ben superiori alla media del periodo. Venti in pianura, deboli e variabili, a regime di brezza sulla costa, in quota deboli dai quadranti occidentali, mare poco mosso.